Signore e signori, prego accomodarsi. Apriamo questo nostro incontro seminario di studi, le origini del fascismo, rileggendo Roberto Vivarelli e quindi ripercorrendo una stagione storica che vorrei definire alta della storiografia contemporaneistica italiana della seconda metà del Novecento, con i saluti delle due istituzioni che promuovono e organizzano questo incontro di studio. E quindi accanto a me ho Giuliano Pinto per la Deputazione della Storia Patria e io stesso come Presidente dell'Accademia di Scienze e Lettere Toscana di La Colombaria. Direi di dare la parola al Professor Pinto per il saluto iniziale. Ecco, io sono un medievista e quindi non tocca a me entrare nel merito di questa giornata su Roberto Vivarelli. Posso solo dire di aver accolto con favore la proposta avanzata inizialmente da Christian Satto e poi fatta propria da Roberto Pertici, Mauro Moretti e Fulvio Conti di una riflessione a 100 anni dalla marcia su Roma su questa grande opera di Roberto Vivarelli sulle origini del fascismo. Ho conosciuto Vivarelli alla metà degli anni 70, quando io ero segretario dell'Istituto di Storia dell'Università di Firenze e Vivarelli era arrivato da poco come ordinario di storia contemporanea. Poi, una ventina di anni dopo, ho avuto modo di seguire insieme a lui la raccolta degli scritti sparsi di storia contemporanea di Ernesto Sestan, che appunto Vivarelli ha curato. E ho avuto modo di apprezzare già allora di Vivarelli il rigore scientifico e una certa intransigenza personale. Non era una persona incline al compromesso. Altra circostanza, mi piace ricordarla, fu l'invito a lui rivolto dal Dipartimento di Storia dell'Università di Firenze all'interno di un ciclo di lezioni, seminari su storici del Novecento all'Università di Firenze di parlare di Gaetano Salvemini. E fu una cosa molto bella, mi ricordo, che incontrò l'apprezzamento, devo dire, anche dei contemporaneisti del Dipartimento fiorentino che sicuramente erano su posizioni storiografiche non molto vicine a quelle di Vivarelli. Poi, diciamo così, gli ultimi rapporti sono legati più direttamente all'Archivio Storico Italiano, nel senso che nel 2011 Roberto Vivarelli insieme a Riccardo Fubini organizzò una giornata di studio sul tema il processo di costruzione dell'unità italiana nella riflessione storica in Toscana tra 8 e 900. Roberto Pertici se ne ricorda bene perché erano dei relatori insieme a Mauro Moretti, insieme a Riccardo Fubini, poi c'era l'Ilaria Porciani che poi non consegnò il testo, e poi c'era, mi pare, le conclusioni di Simonetta Soldani. No? Fu una cosa molto interessante e gli atti di questa giornata furono pubblicati sull'Archivio Storico del 2012. Ecco, infine, altro rapporto con l'Archivio Storico Italiano, c'erano legami che si facevano più stretti negli ultimi anni di vita di Roberto Vivarelli. Ecco, l'Archivio Storico Italiano pubblicò nel primo fascicolo del 2014 quello che è stato l'ultimo lavoro di Vivarelli, che scomparve poi pochi mesi dopo, se non sbaglio nel luglio del 14,
e questo contributo partiva da una discussione intorno alla pubblicazione del carteggio Cantimori Manacorda, ma era qualcosa di più. A me colpì in modo particolare quel confronto che faceva Vivarelli in questo saggio tra la storiografia di Cantimori e la storiografia di Chabot, con una evidente preferenza, insomma, da parte di Vivarelli. Poi Chabot è stato, insieme a Salvemini, il maestro in qualche modo di Vivarelli. Ecco, ripeto, per tutte queste ragioni l'Archivio Storico Italiano ha accolto con favore la proposta di questa giornata e gli atti, come sapete, saranno pubblicati sulla rivista. Una giornata che mi auguro, ma direi che sono sicuro, porterà un contributo, sottolineerà l'importanza e credo anche l'attualità del lavoro, di questo poderoso lavoro in tre volumi di Vivarelli sulle origini del fascismo. Il fatto stesso che sia stato ristampato, diciamo, va in questa direzione. Ecco, tutto qui. Grazie Giuliano. Io posso aggiungere solo che quando Giuliano Pinto mi ha proposto di condividere l'iniziativa che veniva dalla Deputazione, naturalmente io ho accolto la sollecitazione con grande favore, con grande piacere, per tanti motivi. Il primo motivo, ovviamente, perché Vivarelli era un insigne socio della Columbaria, chiamato, come tu hai ricordato, quando è venuto all'Università di Firenze alla cattedra di storia contemporanea, l'anno dopo fu chiamato come socio corrispondente della Columbaria, era lontano 1977, e poi 10 anni dopo passato come socio effettivo. Quindi io lo ricordo nella sala, frequentava molto le nostre manifestazioni, quindi ne ho un ricordo vivo anche della sua presenza in questa sala, quindi anche per questo mi piace ricordarlo. Il secondo motivo è che Vivarelli era un contemporaneista che si era laureato dove mi sono laureato io, col maestro con cui io mi sono laureato, con Giovanni Spadolini. Naturalmente tra me e lui c'era uno stacco generazionale e quindi molti, molti, molti anni prima di me, alla metà degli anni 50, ma curiosità della sorte, con una tesi di laurea specificatamente orientata allo studio delle origini del fascismo. Quindi il tema che poi Vivarelli riprende con questa opera monumentale che inizia a pubblicare col Mulino agli inizi degli anni 80 e che si conclude alle soglie della sua scomparsa con l'ultimo terzo volume nel 2012, in realtà possiamo dire che ha le sue radici in qualche modo negli studi del Cesare Alfieri, dove tanti giovani storici negli anni 50 si erano formati. Potrei citare e ricordare tanti altri, potrei ricordare naturalmente Gigi Lotti, ma anche egli socio nostro, ma anche per esempio Mammarella, che mi pare più o meno fosse di quella generazione, di quella stagione storiografica. Quindi lo studio sulle origini del fascismo. Naturalmente tra la tesi, che mi pare sia del 54-55, insomma la laurea che sia alla metà degli anni 50, e la pubblicazione del primo volume, ci passano 25 anni, in mezzo c'è tutto un percorso formativo che Vivarelli fa all'Istituto Storico sotto l'egida, come diceva giustamente Giuliano, di Chabot. Ci sono i suoi rapporti con Salvemini, c'è quel suo risciacquare i panni, diciamo così, con questa alta storiografia alla quale lui renderà sempre merito e riconoscerà sempre tutti i debiti dovuti. Aggiungo che ma questa è una notazione personale naturalmente irrilevante, mi ha sempre gratificato della sua stima, del suo apprezzamento. Io lo consideravo un grande maestro, certamente un maestro difficile, ha ragione Giuliano, non personaggio dal carattere facile. Poi potremmo fare molte
elucubrazioni sulle origini delle difficoltà caratteriali, risalendo alle vicende ben note del 1943-44 e anche risalendo a quella lettura che lui continuava a dare, pur nella revisione totale, ovviamente, delle sue posizioni politiche e ideali, alla lettura che continuava a dare e ha continuato a dare fino all'ultimo della partecipazione di molti giovani alla Repubblica Sociale e quindi, diciamo, alla non accettazione, con polemiche durissime, tutti noi le ricordiamo, con Pavone ed altri, su quella che era stata la lettura che si veniva a dare e che lui rifiutava sostanzialmente della lotta e liberazione, non perché lui non si associasse all'idea che da una parte stava il giusto e dall'altra parte stava il sbagliato, ma perché intendeva, e questo era un problema, diciamo, probabilmente anche autobiografico, che fossero riconosciute le regioni dei vinti e di quelli che comunque avevano pagato un prezzo alto per aver ritenuto di schierarsi come si erano schierati. Attribuisco forse anche a questo le sue difficoltà caratteriali. Era un tasto dolente. Quando si parlava con Roberto bisognava sempre stare molto attenti e stare in punta di penna quando si affrontavano questi temi. Lui, io l'ho sempre associato ad una altissima storiografia italiana, storiografia politica italiana della seconda metà del XX secolo. Vengono in mente tre nomi, certamente Renzo De Felice, lui era lontano, molta interpretazione del fascismo da De Felice, ricordiamo tutti la recensione piuttosto recensione lunga e tranciante sulla Rivista Storica Italiana di Mussolini il rivoluzionario, di De Felice, ma De Felice, Romeo e Vivarelli rappresentano tre storici capaci di sviluppare un impegno storiografico, intellettuale e anche una fatica, non solo un impegno, anche una fatica intellettuale che oggi è difficile trovare nella nostra storiografia. Certamente per me è un punto di riferimento non solo di capacità storiografica, di rigore critico, le capacità di controllo del documento, delle fonti di Vivarelli era qualcosa di straordinario, era capace di lavorare su una nota per giorni e giorni, per perfezionarla, integrarla, quindi aveva davvero una acribia e anche una dedizione al lavoro esemplare e questa faceva parte del suo carattere, con delle cadute, dei momenti di pausa, degli arresti, dei ritorni, della dichiarazione di non voler andare avanti perché non ce la faceva andare avanti e poi riprendere in mano le carte. Questo non è appartenuto alla vicenda biografica di un Romeo, non è appartenuto alla vicenda biografica di un De Felice, faceva parte del carattere Vivarelli. Però, come dire, Vivarelli ancor più di questi due grandissimi storici italiani della seconda metà del Novecento si è concentrato e ha lavorato tutta la vita su un tema, che è un tema cruciale della storia italiana, è un tema cruciale della storiografia contemporanea. Cosa succede in Italia il 18 e il 22, per cui quella che è stato il percorso dell'Italia liberale, lui avrebbe detto molto più illiberale che liberale, avrebbe detto Roberto. Ma comunque cosa succede all'Italia liberale per cui cade nelle spire del fascismo e quindi il fascismo prevale, il fascismo che lui interpretava come reazione pura? Anche questo penso che possa essere un tema ampio di dibattito, mi pare che sia previsto anche nelle relazioni, ecco, nella relazione di Marco Mondini, perché reazione pura e non, come altra storiografia l'ha interpretato, fenomeno più complesso che ha la componente reazionaria ma anche una componente diversa e in qualche modo, chiamiamola così, innovatrice.
Allora, cosa succede nella storia d'Italia? Questo è il nodo della sua riflessione storiografica. Torna su questo tema reiteratamente, integrando, rivedendosi, correggendosi, ampliando, però molto più di De Felice, molto più di Romeo, si concentra su questo tema e consuma tutta la sua opera, il suo impegno, la sua fatica storiografica su questo tema. Quindi, a maggior ragione è bene ricordarlo, giustamente ha ricordato Giuliano che la riedizione delle sue opere da parte del Mulino hanno un significato di attualità della sua ricerca. Direi che anche se oggi è difficile far studiare i ragazzi a scuola, nell'università e farli uscire dai manuali, che già vengono a chiederci, a me non più perché sono in pensione, ma insomma ancora faccio lezione da qualche parte, quindi vengono a chiedere se devi studiare da pagina a pagina, no? Questa è la... e quindi l'idea di fare leggere un'opera di quante sono 2000 pagine o giù di lì, penso che sia un'impresa disperata, se non per appassionati, diciamo, della ricerca storia, appassionati dei grandi snodi della nostra storia. Da lì si arriva, da lì si parte, come dire, anche per comprendere la storia dell'Italia nel processo risorgimentale unitario, la storia dell'Italia repubblicana dopo la caduta del fascismo. Bene, grazie, io non mi dilungo ulteriormente perché le mie funzioni sono solo quelle coordinatore della prima sessione, e chiamo con grande piacere Ugo Berti in rappresentanza del Mulino. Abbiamo avuto occasione di conoscerci per alcune opere, soprattutto di materia agraria. Mulino in tempi lontani, ma non sono lontanissimi, e apriamo con Vivarelli e il suo editore. Questo è un taglio molto originale dell'apertura di questo convegno. Prego, dottore. Grazie, buongiorno. Io assumo questo ruolo di primo relatore con un po' di imbarazzo per il primo relatore, poi l'attenzione è ancora alta e io, diciamo, sarei stato meglio collocato tra le varie ed eventuali, chiaramente questo è un convegno su il pensiero e le opere di Vivarelli, e io non potrò fare altro che una testimonianza o una cronaca del rapporto di Vivarelli con il Mulino. E devo anche aggiungere che ho rischiato di dover annullare la mia partecipazione, perché evidentemente quello che posso dire è basato sulle carte, sulle carpette, come le chiamiamo, dei libri pubblicati al Mulino da Vivarelli, che fino ad alcune settimane fa erano totalmente irreperibili, quindi non avevo nulla a disposizione se non delle cose generiche di memoria. E per fortuna due settimane fa sono saltate fuori da un armadio chiuso di cui si erano perse le chiavi, è stato forzato, e lì ci sono state trovate la maggior parte, non tutte, la maggior parte delle carpette relative ai suoi libri, e quindi questo mi permette di comporre almeno una cronaca, una cronistoria, non so come dire, quasi completa dell'itinerario comune Mulino Vivarelli. Comincio però con una lacuna: il primo libro pubblicato al Mulino da Vivarelli è Il fallimento del liberalismo nel 1981, di cui la carpetta ancora giace non so dove. Non è sempre così caotico l'archivio del Mulino, è che è in corso una riorganizzazione che durerà un po' di tempo, per cui ci sono fondi sparsi, ed è questa la ragione. Non abbiamo buttato via niente, comunque. Il fallimento del liberalismo, il primo libro, è quello che il reperimento della carpetta forse mi avrebbe raccontato perché Vivarelli approdasse al Mulino, visto che non c'è nessuno più neanche che poteva raccontarmelo. Io ho però formulato un'ipotesi che mi sembra abbastanza verosimile, ed è che il
il tramite fra Vivarelli e il Mulino sia stato Carlo Cipolla. I due erano amici, si frequentavano, questo lo so, e avevano entrambi una moglie americana, probabilmente era una cosa che ulteriormente li univa, e il libro cade nel 1981, proprio negli anni in cui Cipolla era all'Università Europea, quindi stava, credo forse anche prima, a Firenze in gran parte, e Vivarelli era ancora all'Università di Firenze e quindi avevano comodità di incontrarsi. La prima carpetta ritrovata però dopo il fallimento dell'imperialismo è quella, per fortuna, relativa alla storia delle origini del fascismo, e qui devo dire che io ho fatto una scoperta che tale era, che tale è anche per me, e vale dire che Vivarelli è diventato editore autore del Mulino per puro caso. Il fascicolo comincia con una sua lettera del 30 di novembre del 1987 a Carla Carloni, che era quella, diciamo, che mi precedeva nell'incarico di editor del Mulino, e che evidentemente aveva avuto rapporti per la pubblicazione del fallimento del liberalismo. E allora scrive Vivarelli: cara dottoressa Carloni, a Napoli, dove tenevo alcune lezioni all'Istituto Croce, ho appreso da pochi giorni che il mio volume sul primo dopoguerra, apparso nel 1967 nella serie dell'Istituto e da molti anni ritenuto esaurito, è ricomparso nel catalogo del Mulino insieme alle altre pubblicazioni dell'Istituto. Questo, scriveva, gli creava delle difficoltà, perché nel corso dei mesi successivi, cioè nel corso dell'88, avrebbe concluso il nuovo secondo volume, e aveva già alcuni contatti con editori che gli avevano fatto delle offerte per rifarli insieme, ristampare, rieditare il primo volume e pubblicare il nuovo. Il fatto che il primo volume invece ora apparisse nel catalogo editoriale, diciamo, di un secondo editore, giustamente lui lo valutava come uno sgambetto alla possibilità di ripubblicarlo con un altro editore. E dunque diceva: forse magari al Mulino interessa assumere su di sé questa impresa. Gli fu risposto a stretto giro di posta affermativamente, e così andò avanti. Devo dire, nella sua lettera diceva: non avevo pensato al Mulino in prima battuta, perché ritenevo per varie ragioni poco probabile un loro interesse. Quali fossero le varie ragioni non lo so, potrebbe essere che era abbastanza evidente allora la presenza di De Felice al Mulino. C'era una collana nell'87, sì, credo ci fosse già la collana di Storia Contemporanea, che ambiguamente, ma insomma più o meno informalmente, si connetteva alla rivista di De Felice. Se è una ragione, potrebbe essere quella. Quello che merita di essere spiegato è che cos'era successo, che sul finire del 1987, cioè i tempi in cui Vivarelli si accorge di questa cosa, il Mulino aveva fatto un accordo con l'Istituto Croce, l'Istituto di Studi Storici, per inserire le pubblicazioni dell'Istituto in catalogo. Era un accordo di tipo fondamentalmente commerciale, cioè il Mulino metteva in catalogo per commercializzare questi volumi che venivano e vengono tuttora realizzati direttamente dall'Istituto, cioè a noi entrano in magazzino già fatti da Napoli, ma dall'88 hanno la scritta, il marchio della società editrice Mulino. Quello che era successo evidentemente, che almeno nella fase iniziale era stato ricevuto la lista, la cosiddetta backlist dell'Istituto senza l'indicazione delle giacenze, e quindi era stato messo tutto in catalogo come se fosse disponibile. Il libro di Vivarelli era effettivamente indisponibile,
si è poi, ho trovato, sempre frugando questa volta nelle mie cantine, un catalogo realizzato nel 91 delle pubblicazioni dell'Istituto, dove appunto c'è elencato il libro di Fiorelli e scritto vicino esaurito. Vabbè, questo era per chiarire che non era un pasticcio particolare la ragione che aveva mosso Vivarelli. Dunque, l'accordo fra il Mulino e Vivarelli prevede la ripresa del primo volume, a testo immutato, insieme alla pubblicazione del secondo, però mise a contratto anche il terzo e ultimo volume con una ipotetica data di consegna 1993. Ti saluto. Portare a pubblicazione questo terzo volume fu una dei primi incarichi, dei compiti che ereditai quando all'inizio degli anni 90 fui messo alla responsabilità della redazione di Storia. Cominciò così appunto un rapporto molto blando, ogni tanto mi facevo vivo con Vivarelli per interpellarlo sull'avanzamento dei lavori. L'ultima traccia che trovo, diciamo, della mia corrispondenza nel 1998, era arrivato a strappare una promessa di consegna per il 2000. Frattanto, va ricordato, nel 96 erano usciti tre volumi del corso di storia per le scuole con la Nuova Italia, e questo probabilmente è una delle ragioni, era un'impresa piuttosto importante, probabilmente una delle ragioni dei ritardi di Vivarelli. Però era anche nata nel 98 da parte di Vivarelli l'idea di un libretto a lato del terzo volume, un libretto di 150 pagine, di 10 capitoli, rimane solo l'indice, che doveva intitolarsi La nazione italiana e il fascismo e inserirsi, queste sono le parole che trovo da un mio appunto dell'epoca, un po' rudimentale, nel dibattito della morte della patria. Gli spedimmo il contratto, era nella primavera del 98, ma lui non restituì mai il contratto e il libro non vide mai la luce. Chi ricorda, chi ha conosciuto Vivarelli lo immagina già, è che il problema che era, si era palesata, la malattia della moglie e infine la sua morte nel gennaio del 99, cosa che segnò, secondo la mia esperienza, in maniera piuttosto drammatica la vita del nostro autore. Però ancora nel 1998 avanzò la proposta di repubblicare il diario di Salvemini 1922-23, quello che era già stato edito da Alberto Merola nel secondo volume degli scritti del fascismo delle opere Feltrinelli, secondo un'edizione su cui Vivarelli era molto critico, che era poi, a quanto mi consta, come altri volumi delle opere di Feltrinelli, finito a macero. Lui, oltre a mettere a disposizione la sua stessa trascrizione riscontrata accuratamente, che aveva fatto decenni prima, avrebbe scritto l'introduzione, ma a condizione che dell'apparato delle note si occupasse Roberto Perdici, allora ricercatore in normale con lui. La proposta ebbe seguito e Memorie e soliloqui uscì nel 2000 ed è stata ristampata, riedita qualche settimana fa insieme alla Storia. E come si vede, pian piano Vivarelli si andava accasando al Mulino. Nel novembre del 99 io infine andai a parlargli, cominciava a essere ritardo un po' complicato per noi, per fare ancora una volta il punto sul terzo volume. In quell'occasione Vivarelli confessò che dopo la morte della moglie non si sentiva più in grado di affrontare lavori impegnativi, questo me lo disse più di una volta. La documentazione per scrivere il volume, il terzo volume, l'aveva già tutta, gli mancava l'animo di affrontare la scrittura. Temeva che l'opera rimanesse incompiuta, ma in pari tempo esitava a rinunciare definitivamente a farla.
per noi era un po' imbarazzante, perché in realtà i due primi volumi erano avviati all'esaurimento e quindi ci trovavamo a decidere se aspettare il terzo volume o se ristampare quei due volumi con una premessa che diceva che l'opera terminava lì. Però in quel giorno parlammo anche d'altro, era in corso l'edizione di Salvemini, come forse qualcuno ricorda, il Mulino aveva, anche se in quel momento era in via di chiusura, una collana dedicata ai diari e alle memorie che si chiamava Storia Memoria, e gli chiesi se aveva per le mani altre operazioni tipo Salvemini, insomma altri autori da suggerire. E lui, ricordo benissimo, con un improvviso gesto di imbarazzo, mettendosi sulla mano quasi a coprire gli occhi, disse: ma io veramente sto completando una memoria sul suo passato repubblichino. E era appunto la fine di una stagione che noi abbiamo ovviamente pubblicato, dico subito a chi, che è l'unico libro che io ho ricevuto per posta, ho aperto la busta, l'ho cominciato a leggere, ho smesso quando ho finito, ci ho passato il pomeriggio nel momento in cui l'ho ricevuto e a me è parso bellissimo, non mi sono ricreduto leggendo le polemiche che poi ha scatenato l'anno dopo. Come dico, io fui molto coinvolto da questa memoria, ne scrissi, ho ritrovato per qualche documento, ho ritrovato l'appunto che scrissi per il consiglio d'amministrazione, che era molto positiva, anche diciamo inusitatamente lunga, e la mia interpretazione che insomma era molto evidente il senso di compimento e di liberazione di chi è riuscito infine a far combaciare i pezzi della propria vita e, per così dire, a riabbracciare l'ombra del padre, quel padre fascista, sempre fascista, volontario in guerra, che era stato ammazzato dai partigiani in Bosnia nel 1943. E cui Vivarelli, lo ha detto in più di un'occasione, che Vivarelli ha detto in più di un'occasione, è stata l'origine del suo diventare storico. Ha scritto in questo libro, ma anche in queste memorie, ma anche altrove, che lui non era naturalmente portato a fare lo storico, anzi voleva andare in marina. E se aveva fatto lo storico era in gran parte per capire le ragioni del padre. Di sicuro fu un libro di svolta della sua vita, segnato, ve lo ricorderete tutti, penso, da scomuniche anche molto violente per un verso e per l'altro dal riemergere o emergere di reduci repubblichini che si fecero vivi con lui. Mi ricordo che mi nominò Pietro Ciabattini, che è stato l'autore del libro su Coltano, che era un altro senese, se non sbaglio, a cui lui guardava, con curiosità, non partecipe, ma con una certa curiosità. Il libro, dal punto di vista suo biografico, gli valse anche il riavvicinamento con il fratello, l'eccentrico fratello Piero, che era stato un volontario della Decima e nel dopoguerra comunista e comunista anche del Partito Comunista Cubano, aveva la tesi del Partito Comunista Cubano, regista di film di serie B e autore peraltro di canzoni leggendarie di Celentano, Il tuo bacio come un rock, con 24.000 baci. Vabbè, vorrei raccontare a solo alcuni momenti della pubblicazione, che poi fu la prima a vedere la luce con Il Mulino, dopo i due volumi delle origini del fascismo. Il libro si apre con un capitoletto intitolato La casa natale, seguito da un secondo intitolato Mio padre, che inizia con questa frase di grande impatto: sono figlio di un morto ammazzato, punto.
prima riga. Ora, a me colpiva che un incipit così forte non fosse l'apertura stessa del libro e fosse come dissimulato da tre pagine iniziali sulla casa. E allora ingenuamente proposi all'autore di eliminare le tre pagine del capitolo iniziale e cominciare subito così, cioè che il libro si aprisse, uno apriva e leggeva: sono figlio di un morto ammazzato. Il punto e poi era quello lì. La trattativa non fu lunga. Quando ebbi esposto le mie ragioni, Vivarelli mi chiese se consideravo quel taglio condizione per la pubblicazione, seccamente, nel senso che era un out-out, o prendere o lasciare, per carità, prendiamo, e mi ritirai in buon ordine. Però più tardi, poi sulle bozze, lo lessi un'altra volta e mi resi conto che era possibile anche una via intermedia, nel senso che il testo era combinato in modo che bastava invertire l'ordine dei capitoli, non bisognava fare nessuna variante e veniva tutto pari. Naturalmente lui tenne il punto e la pubblicazione è andata avanti come voleva lui. Altra cosa con cui fu inflessibile, a parte il titolo, che ovviamente un editore forse avrebbe trovato qualche cosa di più rumoroso della fine di una stagione, fu la scelta della figura per la copertina, che è un arazzo della caccia all'unicorno, conservato, della serie degli arazzi conservati ai Cloisters di New York, e che in particolare quella dell'unicorno ferito che viene custodito in cattività dentro un recinto. Era una cosa che aveva un significato speciale per lui, che peraltro non mi ha rivelato, non c'era possibilità di contrattare, era o così o niente. Dico queste cose per dire che essere editor di Roberto Vivarelli non era facilissimo. Le sue prese di posizione, come vedete, avevano carattere ultimativo e si risentiva piuttosto vivacemente se le cose non andavano come diceva lui. Ad esempio, quando declinammo la proposta di rifare il corso di storia per le scuole, uscito dalla Nuova Italia, era stato scontento e aveva proposto a noi di rifarlo. Noi non siamo editori di scolastica, non stava in piedi come idea. Potevamo pensare di fare forse solo la storia contemporanea, tutte e tre non era possibile. Bene, se la prese abbastanza. Più tardi se la prese anche perché rimandammo indietro un paio di proposte di suoi allievi, comunque di persone che ci aveva inoltrato lui. Un'altra occasione piuttosto vivace di tensione fu quando, irritato dalla recensione di Pavone sull'Indice, scrisse una puntuta replica che chiese di pubblicare alla rivista Il Mulino. Allora, non era un genere di interventi a cui la rivista Il Mulino desse spazio, non faceva questo genere di servizio, diciamo così. E comunque lo pubblicammo, però appunto, dato il suo carattere, lo pubblicò in coda al fascicolo, in ire di Vivarelli, che riteneva che fosse destinato a essere il saggio di apertura della rivista e che noi così lo avessimo nascosto. Infine, devo poi dire che avevamo stabilito un rapporto piuttosto franco, alla fine io e lui, rileggendo la corrispondenza mia, ho trovato che più di una volta ho avuto occasione di replicare con pari vivacità. Mi sono stupito, non mi ricordavo, ho scritto un paio di lettere piuttosto vivaci che replicavano alle sue sfuriate, e forse questo ha avuto un ruolo positivo nella manutenzione del rapporto. In ogni caso, come detto prima qualcuno, ho ritrovato nella copia che mi donò della sua silloge Storia e Storiografia, qui pubblicata con Storia e Letteratura nel 2004, l'invio a Ugo Berti, editore paziente. Ho accennato poco fa quanto Vivarelli mi disse circa la difficoltà di affrontare lavori di respiro dopo la morte della moglie. In realtà la sua affermazione, ne avevo citata solo metà,
c'era anche una seconda parte che sì, non faceva, non era in grado di assumersi lavori di lungo respiro, ma di poco respiro sì, cioè di piccole, cose più piccole sì. Del resto, se guardate la sua bibliografia del 2000, ci sono diversi saggi anche lunghi. E infatti nel giugno del 2000, cioè ancora prima di pubblicare La fine di una stagione, che in quel momento credo fosse in bozze, mandò avanti un nuovo progetto, un libretto sulla storia contemporanea che sarebbe consistito nella rielaborazione di due lezioni sulla storia contemporanea che aveva tenuto due mesi prima proprio a Scienze Politiche a Siena. Un libretto, detto fatto, sembrava che fosse già quasi pronto nell'estate. Ho ritrovato un messaggio di Roberto Pertici che diceva sì, è già al sesto capitolo, credo che fra poco sia pronto. In realtà arrivò 4 anni dopo, il libretto era diventato di 300 pagine che noi pubblicammo, l'introduzione alla storia contemporanea, della storia contemporanea, che noi, fu una mia scelta un po' impropria, devo dire, pubblicammo nella collana Le vie della visibilità, che ha un carattere un po' manualistico, che gli dispiacque abbastanza, non a torto, perché non è un manuale evidentemente, ma è veramente forse la interpretazione quadro della visione della storia di Vivarelli. Comunque noi non avevamo smesso la speranza di pubblicare, di avere un giorno La nazione italiana e il fascismo, che doveva essere, era un bell'indice, era un libro che cominciava dall'unità e finiva l'8 settembre. Neanche quella era un'idea mia di dare un seguito alla fine della stagione, un libro che non solo perché era stato un libro molto fortunato in termini di vendite, oltre che di risonanza, ma perché anche nel corso degli incontri che ho avuto con lui e anche dalle pagine finali della fine di una stagione si capiva che anche il seguito era interessante, non sarebbe stato, come si dice, un adventure book come era quello della Repubblica Sociale, ma c'erano vari elementi per immaginare una autobiografia intellettuale di Vivarelli che poteva avere un suo interesse. Mi ricordo quando mi parlava della sua amicizia con Piero Jaillet, con il suo ingresso, diciamo, nell'ambiente antifascista fiorentino, il rapporto con Salvemini, gli anni o il periodo americano di cui mi raccontava, un po' per stupirmi perché gli piaceva far vedere che c'era stato anche un altro Vivarelli, mi raccontava che ricordava Joan Baez e la sorella che suonavano la chitarra su un prato nel campus, oppure il leggendario viaggio di nozze in macchina attraverso l'America con una bottiglia di whisky a mano, e anche delle sue sbronze settimanali di quando era studente a Firenze. Una volta disse: lei non immaginava che Vivarelli fosse aveva un po' il piacere di far vedere che era stato anche un birichino, diciamo. Questo, in parte, questa sua autobiografia intellettuale la fece emergere in un intervento a un convegno torinese, con un saggio che poi fu pubblicato dalla nostra rivista, la rivista di storia politica, e poi versata in un libro, nel libro successivo. Aggiungo che quest'idea di fare lavorare alcuni storici su in termini di autobiografia intellettuale, avevo cercato di realizzarla interpellando 2 o 3 storici, veramente non di più, negli anni, con molto ritardo, ha dato dei frutti che possono più o meno essere apprezzati, che sono il libro di Galli della Loggia e il libro di Mari Snenghi. Quello di Vivarelli invece non è arrivato. La nazione italiana e fascismo, come sapete, non è mai uscita.
Però nel 2007 si concretò per appunto una raccolta di saggi sul fascismo che lui avrebbe intitolato, brutto titolo, modesto titolo, diciamo, in colore, tra storia e memoria, e che era un libro, come lui definiva, volutamente revisionista, molto coerente attorno alle sue tesi, indebita individuazione identificazione tra fascismo e neofascismo repubblichino, la mancanza di conti con il fascismo, la differenza fra giudizio politico e giudizio morale in chi aveva partecipato alla guerra civile. Però dal punto di vista dell'editore era anche un libro economico, nel senso che invece di fare un libro raccoglieva dei saggi, lasciando all'Italia quali, e pagando questo evidentemente il libro in termini di sovrapposizioni e ripetizioni, ovviamente per onore di firma, ma sapendo che andavo allo sbaraglio, cercai di manipolare un po' questa cosa. L'unica cosa che mi è riuscita è di trovare un titolo un pochino più attraente, e anche che lui risistemasse l'indice in una maniera più compatta. Fu l'occasione, la pubblicazione del libro, in cui mi ricordo che Vivarelli lamentò il fatto che non suscitasse un dibattito, cioè che lui a un certo punto si chiedeva se valesse la pena scrivere, visto che poi le cose che uscivano cadevano nel vuoto. Vabbè, comunque siamo verso la fine, e in tutto ciò il terzo volume continuava però a non ingranare. Quell'interrogarsi sull'utilità dello scrivere, che dicevo era chiaramente dentro a un contesto suo più generale, di che io mi pareva di intravedere, di senso di solitudine e di spaesamento. Negli ultimi anni avevo preso l'abitudine di andare non tanto, una volta all'anno a cena, venire a Firenze e portarlo a cena, a chiacchierare del più e del meno, ed era evidentemente contento di fare delle chiacchiere gratis. Vabbè, comunque aveva per questa ragione anche piacere di essere interpellato, magari richiesto di un parere, oppure richiesto di un'introduzione, come accadde, gli chiesi l'introduzione al libro di Schiverbusch sulla cultura dei vinti. E per questo anche Roberto Pertici, che è stato il mio affettuoso agente segreto appunto presso Vivarelli negli anni, mi segnalò nella primavera del 2011 che Vivarelli aveva appena tenuto due conferenze, una alla Fondazione Magna Carta, una all'Istituto Croce, in tema centocinquantenario, era il centocinquantenario, e se ne poteva fare un libretto. Io passai la parola a Vivarelli, che accettò, però poi per una serie di problemi il libro slittò più avanti. Un problema era che la conferenza dell'Istituto Croce richiedeva, lo ius prima noctis, voleva pubblicarla prima lei negli annali, quindi i tempi slittavano al 2012, e poi nel 2012 si materializzò il terzo volume. Io non ho traccia documentaria, ma io ho l'impressione che arrivasse nel giro veramente di pochissimo. Fui sorpreso del fatto che arrivasse. Credo che lui si accingesse, cioè che quando ha preso la molla e ha preso l'abbrivio per farlo, ci abbia messo veramente abbastanza poco. Quindi lo consegnò nella primavera del 12. A quel punto, guarda caso, era il 90° della marcia su Roma. Cosa fa l'editore? È un commerciante, lo facciamo uscire in ottobre, e quindi l'Italia 1861, cioè il libretto del centocinquantenario, lo slittò al 2013. E
voglio ricordare, questa fu, credo, una mia iniziativa, il Mulino ne organizzò la prima presentazione proprio a Palazzo Filomarino, cioè dove la storia era cominciata 45 anni prima. Il fantasma dell'opera incompiuta si era dissolto davvero, quasi all'ultimo. Iniziato quasi 60 anni prima, se si considera la tesi di laurea nel 54, che già era sulle origini del movimento fascista nel dopoguerra, il lungo confronto di Vivarelli con il fascismo, se vogliamo, con l'ombra di suo padre, trovava il suo termine quasi alle soglie della morte. Era il libro uscito nell'ottobre del 12, se lo è goduto per un anno, poi alla fine del 2013, insomma nell'inverno fra il 13 e il 14, cominciò a stare male irreversibilmente. E l'ultima volta che ho sentito Vivarelli al telefono era nel maggio del 14, perché ero stato sollecitato dal premio Acqui, la prima Acqui Storia, che voleva dargli il premio alla carriera e voleva essere certo che Vivarelli potesse essere presente, come usa nei premi, e Vivarelli era in realtà all'ospedale. Mi rispose una voce quasi femminile, irriconoscibile, ci parlammo brevemente ed è stata l'ultima volta. Il premio alla carriera non fu possibile darlo a lui, ma il giorno stesso della morte, il 14 luglio, decretarono di conferirglielo alla memoria. Ho finito. Grazie caloroso a Ugo Berti per questo esordio di questo nostro incontro di studi, un esordio molto eterodosso, inusuale, cioè con la rappresentazione di quelli che sono i rapporti tendenzialmente sempre difficili fra l'editore e gli autori, ma che nello specifico di Roberto Vivarelli evidentemente erano ulteriormente aggravati e resi più complessi da un carattere ostico e comunque intransigente di difficile trattabilità. Grazie anche per averne fatto emergere con grande sagacia gli aspetti umani contraddittori, ma comunque che denotano un'umanità certamente complessa e che alla fine si faceva apprezzare in qualche modo. Grazie davvero, andiamo avanti con i nostri lavori, entrando, come si suol dire, in medias res con Paolo Pombeni, collega e amico dell'Università di Bologna, che ci parla del sistema politico italiano dall'unità al 22. Prego Paolo. Grazie mille. Grazie dell'invito. Allora, in quel 1988 in cui Vivarelli chiudeva il suo secondo volume, il suo Opus Magnum, Raffaele Romanelli inquadrò l'esordio del sistema costituzionale italiano con l'indovinata formula del comando impossibile, ovvero il vi ordino di essere liberi. Per provocatoria che fosse, la formula metteva bene in luce le aporie di un sistema politico nato da un complicato mix di approcci. La ripresa nello Statuto Albertino dell'impianto della Costituzione francese del 1831, quella della monarchia impossibile, per dirla con un'altra definizione consacrata da Pierre Rosanvallon, il riferimento all'universo del costituzionismo britannico, sia pure letto in maniera adattata e spesso di seconda mano, il conflitto, infine, di legittimazione all'origine del nuovo Stato nazionale che era nato per il concorso dell'iniziativa dinastica dei Savoia e del movimentismo intellettuale che aveva trovato anche espressione suprema nell'avventura garibaldina nel Mezzogiorno. A quest'ultimo aspetto si connetteva la mancata convocazione di un'assemblea costituente per dare forma al nuovo sistema nato dalle vicende risorgimentali. Come noto, si optò infatti per la prosecuzione del Regno di Sardegna che si ampliava semplicemente diventando il Regno d'Italia,
con il Parlamento che procedeva con la numerazione della Camera piemontese e la Casa regnante che manteneva la precedente numerazione dinastica. La decisione aveva la duplice motivazione di non riconoscere il ruolo dei garibaldini, mettiamola così, e al tempo stesso di non aprire un fronte di contestazioni internazionali che potessero appellarsi contro la creazione di un nuovo soggetto che scardinava l'equilibrio della restaurazione post-napoleonica. E sullo sfondo permaneva in qualche misura il tema del conflitto col Vaticano, conflitto che sarebbe accentuato con la presa di Roma. Come ho accennato, lo Statuto Albertino, disegnato sulla Costituzione belga del 1830 e quella francese dell'anno successivo, a stare a qualche esegeta, puntava a promuovere, seguendo la lezione di Benjamin Constant, un compromesso fra la domanda di controllo delle iniziative statali da parte della rappresentanza parlamentare borghese e la salvaguardia della prerogativa regia per il controllo del meccanismo di intervento e di azione in mano alla burocrazia. Anche nell'originario contesto sabaudo ciò significava, così come era accaduto in altri paesi, cercare un equilibrio che evitasse lo scontro fra una borghesia politica e una alta burocrazia statale cresciuta all'ombra della corte e delle sue reti sociali. Il problema nel nuovo contesto nazionale sarebbe però stato posto dal complicarsi delle articolazioni della borghesia politica, ma ancor più dall'esigenza di disporre di una nuova burocrazia che non poteva più essere circoscritta al solo ambito della corte sabauda, il che poneva questioni sia come tensione fra i piemontesi e gli altri membri chiamati a far parte del nuovo apparato dello Stato nazionale, sia come nascita e sviluppo di nuovi canali di reclutamento del personale, canali che dovevano pur trovare i loro santi in paradiso, per dirla in modo brutale, e questi finivano per essere gli ambienti più influenti e meglio piazzati della borghesia politica, in mano alla quale stava, almeno per una lunga prima fase, il controllo della rappresentanza parlamentare. Non stupisce dunque che in questo quadro ad emergere come centrale fosse la posizione del governo, quale sede in qualche misura di convergenza delle componenti dialettiche appena descritte. Certamente col passare del tempo e soprattutto dopo che la crisi di fine secolo ebbe messo in luce le debolezze della Corte come centro di organizzazione del potere burocratico, mentre contemporaneamente cresceva il ruolo della legittimazione per via parlamentare, grazie all'ampliamento del suffragio, e così venne sempre più in primo piano la centralità del governo, inclusa quella del Presidente del Consiglio. Come scrissero nel 1909 i due più noti ed autorevoli commentatori dello Statuto Albertino, Brunelli e Raccioppi, quello italiano risultava un sistema costituzionale debole, tanto da essere posto nella quotidiana disposizione del legislativo, il che significava però nella disposizione del governo, interpretato dalle maggioranze della Camera, onnipotente, come il suo comitato esecutivo, sicché anche l'esecutivo diventava insensibile ai propri limiti e usurpava in pratica l'onnipotenza del Parlamento. I due costituzionalisti scrivevano questo ormai in piena età giolittiana, quando il mito del modello anglosassone era stato marginalizzato, parzialmente sostituito da quello del modello tedesco, che aveva dalla sua anche una dottrina giuridica che tendeva a diventare dominante per la nota svolta patrocinata da Vittorio Emanuele Orlando. Non era stato così, almeno fino a Crispi, quando il riferimento al government by discussion era apparso indiscutibile. Perdonate il gioco di parole. Questa almeno era la teoria, anche se la pratica si presentava piuttosto diversa. Innanzitutto, il modello del governo attraverso il confronto parlamentare supponeva un lento percorso di ricerca di un punto mediano di interesse e di intesa tra eventuali posizioni contrapposte, senza trovare il quale non si poteva giungere ad una posizione legittimata. In Gran Bretagna ci si era resi conto ben presto che questo poteva funzionare sino ad un certo punto. Walter Bagehot,
che aveva già messo in luce a metà 800 come accanto alla dignified part della Costituzione, cioè il Parlamento, dove ci si confrontava ad un livello che in certi passaggi non aveva temuto di definire teatrale, c'era poi l'efficient secret, che faceva funzionare lo Stato, e cioè il lavoro del cabinet, che rielaborava a modo suo e fuori dagli scontri oratori gli esiti dei dibattiti parlamentari. Del resto, sempre nell'isola mitica del costituzionalismo, già a partire dalla fine degli anni 70, cioè più o meno 10 anni dopo le teorizzazioni di Baggio, si era arrivati al superamento dell'interpretazione classica del government by discussion, perché il confronto adesso non si doveva più fare nelle aule parlamentari, ma nel confronto elettorale, sulla base di programmi politici da cui sarebbe uscita una maggioranza legittimata a portare avanti il suo programma sino al verificarsi del successivo turno elettorale. Quel modello poteva funzionare in un sistema che non avesse timore di poter essere delegittimato. Per l'Italia valutare questo passaggio non è semplice, perché si scivola facilmente nel sopravvalutare tensioni ideologiche che nella popolazione avevano forse una presa relativa. Secondo un'antica rappresentazione, il sistema politico dell'Italia liberale viveva sotto la continua pressione di poter essere sfidato dalle due ali estreme dello schieramento. Da un lato i rossi, prima repubblicani, ben presto diventati socialisti, dall'altro opposto i neri, ovvero la delegittimazione cattolica che aveva trovato espressione nel Non Expedit. Se questo accerchiamento fu usato come argomento per portare all'unione in qualche forma delle due ali del liberalismo, la destra e la sinistra storica, sotto il segno della difesa dei risultati della rivoluzione nazionale liberale a cui entrambe avevano contribuito, esso pensiamo non avesse che una presa limitata su una popolazione nella sua gran parte poco politicizzata, tranne poi il fatto di credere ampiamente alla massima del piove governo ladro, retaggio di epoche in cui i governi erano stati poco capaci di costruire sentimenti identitari attorno ad essi. In Italia il sistema politico del nuovo Stato nazionale si trovava a confrontarsi con un intrico di poteri e autorità sociali sedimentati in secoli di storia di un paese diviso. Di esso le classi dirigenti liberali erano per lo più parte, senza riuscire veramente in quello sforzo di nazionalizzazione delle masse in cui per esempio si era impegnata con durezza la Terza Repubblica francese sin dalla sua prima fase. Lo stesso fatto che buona parte dei raggruppamenti parlamentari facessero inizialmente riferimento a componenti regionali illustra bene questi aspetti del problema. Peraltro, a fronte di questa geografia politica abbastanza peculiare, stava il problema di confrontarsi col dominio riservato che la monarchia pretendeva di conservare. Parliamo, come è noto, del terreno della politica estera e della difesa, avvertendo però che dietro a questi stava poi, per via di ramificazioni, buona parte dell'ambito dell'alta burocrazia. Qui naturalmente va tenuto presente il tema niente affatto secondario della Camera Alta. Il bicameralismo era un tratto comune del sistema costituzionale europeo, derivando dall'affermarsi accanto alla Camera dei Nobili di una sede di rappresentanza più generale, passata dai corpi storici e ai nuovi sistemi del notabilato sociale. Dove non si poteva però dare rappresentanza nel Senato ad una nobiltà che si presumeva rappresentasse le categorie vocate ad occuparsi degli affari di Stato, a prescindere dagli interessi di parte, oppure dove non si poteva farne una sede di rappresentanza di componenti territoriali federate, non era semplice trovare un principio che giustificasse la duplicità delle sedi rappresentative, che però erano considerate necessarie per garantire il controllo della duplice lettura degli atti legislativi. Era appunto il caso dell'Italia, ma lo era anche per altri versi della Francia. Nel nostro caso si optò per la finzione di creare un'assemblea formata, a parte pochi componenti di diritto, di cosiddetti grandi personaggi nobilitati a vita, al ruolo di incarnare la grandezza della patria. Il risultato fu più che modesto in termini di contrappeso di legittimazione rispetto alla Camera, sebbene, ma non posso qui approfondire, poi il Senato Regio avesse le sue armi
pur limitate, da mettere in campo nella dialettica politica. Ciò che qui ci interessa è che anche il bicameralismo concorse a consolidare il ruolo centrale del governo, perché alla fine c'era non solo da comporre le dinamiche dei due rami del Parlamento, ma anche da controllare i canali di formazione e selezione della Camera Alta, il che portò di nuovo ad una condivisione di questo potere con la corona, ma in un equilibrio che sempre più pendeva verso il governo. Peraltro il gabinetto tutto era meno che una formazione stabile. Fino alla fine dell'età giolittiana si ebbero 44 governi, 13 dei quali caddero per sfiducia parlamentare, ma ben 31 per dimissioni, cioè per una presa d'atto del venir meno di condizioni politiche che non si volevano verificare col voto della Camera. Tuttavia, in questo si può ripetere quel che molti anni fa scrisse Teodoro Zeldin denunciando il mito della volatilità degli esecutivi della Terza Repubblica francese, la stabilità della classe di governo era molto forte, perché la presidenza del Consiglio si succedettero complessivamente solo 18 diverse personalità e nei ministeri ci fu una più che modesta circolazione dell'elite. Il sistema politico rimase legato, per quanto riguardava il governo, a quello che Fabrizio Rossi ha definito come il sistema della doppia fiducia di cui il governo doveva godere, certamente da parte della Camera, ma anche da parte della Corona, con l'esecutivo che così diventava, come ho già ventilato, un ente intermedio fra i due. Naturalmente, con l'ampliamento del suffragio, ma soprattutto con l'affermarsi per quella ragione di una qualche dinamica dei partiti politici, il versante della fiducia della corona perdeva rilievo, principalmente perché diveniva sempre più teorica la possibilità che ci fosse uno scioglimento della legislatura deciso direttamente dal sovrano. Vedremo che invece ci sarà un caso in cui invece questo verrà fatto, a contrario. Peraltro la presenza organizzata dei partiti era a livello parlamentare più che modesta fino all'introduzione del sistema elettorale proporzionale e dal risultato delle elezioni del 1919. Si era dovuto attendere il 1913 perché il Partito Socialista stabilisse ufficialmente che il gruppo parlamentare doveva subordinarsi alla direzione del partito, ma si trattò poi di una decisione rimasta sulla carta. I vari gruppi liberali, che pure tentarono a più riprese di formalizzare le loro fisionomie in qualcosa che almeno assomigliasse a dei partiti, non andarono oltre un po' di retorica e spesso una riverniciatura di quelli che erano gruppi di fedeltà ad un leader influente. È in questo quadro che si scrive l'evoluzione della questione di fiducia verso il governo. Esso entrava in carica con la nomina da parte del re, in una prima fase semplicemente con una lettera autografa che il sovrano inviava ai designati come suoi ministri. Solo nel 1906 Umberto I formalizzò la procedura istituendo un apposito decreto di nomina dei ministri. Quell'anno segna poi anche l'introduzione del meccanismo della fiducia preventiva. Sino ad allora ci si orientava secondo la cosiddetta teoria inglese del fair experiment. Il governo era pienamente in carica con tutti i suoi poteri sulla base della nomina da parte del sovrano e tale restava finché non fosse bocciato da un voto di sfiducia. Il voto di sfiducia era però un atto rischioso, perché far cadere un governo significava esporsi non solo al rischio di inimicizie e rappresaglie, ma anche eventualmente dello scioglimento della legislatura con rinvio dei deputati davanti agli elettori, un esito che, allora come oggi, i deputati non amano affrontare. Proprio questa difficoltà di far cadere un governo, mentre diveniva difficile obbligarlo a trovare compromessi con le componenti parlamentari, infiammò il dibattito durante i governi di Crispi. Quando questi impose la sua ondata di riforme, poi alcune decisioni dirompenti, senza accettare di rivederle secondo i rilievi che gli venivano da settori parlamentari contrapposti, si parlò di dittatura, al che Crispi replicò teatralmente che secondo la teoria inglese, se al Parlamento gli atti del governo non andavano bene, poteva sempre farlo cadere negandogli la fiducia. Sapeva bene che non molti avrebbero avuto quel coraggio, e dunque le sue riforme e i suoi atti
passava nel vaglio della Camera fra gli alti lai di chi così vedeva stracciato il principio del government by discussion. Fu il Camarano, ha scritto anni fa, pagine molto suggestive su questi momenti. Anche a seguito della crisi di fine secolo, legata al fallimento dell'esperimento Crispino, che peraltro lasciò l'eredità dei suoi approcci cosiddetti dittatoriali, prima di Rudinì, poi a Pellù, si arrivò a formalizzare l'istituto della fiducia preventiva. Ormai il Presidente del Consiglio incaricato era tenuto ad ottenere un assenso preventivo sul suo programma di governo e così ad obbligare l'emergere preventivo alla luce del sole della maggioranza parlamentare su cui poteva contare. Nonostante anche in Italia ci fosse un incremento della personalizzazione delle leadership politiche, non si arrivò mai a rendere veramente dipendente la scelta del Presidente del Consiglio dagli esiti dei confronti elettorali, così come accadeva ormai in Gran Bretagna, che peraltro era un'eccezione nell'Europa del periodo. Sebbene Giolisti riuscisse a porsi come un punto di riferimento pesante in quella fase che da lui avrebbe preso il nome, si mantenne la possibilità di un gioco di scambi parlamentari nella direzione dell'esecutivo, gioco che lo statista di Delonero utilizzò senza problemi. Certamente col nuovo secolo era mutato il quadro entro cui si scriveva la missione dello Stato. Per usare le categorie proposte dal grande storico tedesco Otto Hinze, lo Stato non era più quello patrimoniale della primissima fase, neppure solo quello della polizia, che è una cosa diversa da quel che noi intendiamo col termine polizia, ma era diventato il Kulturstaat, lo Stato civilizzatore, cui spettava il compito di garantire il progresso morale e materiale dei suoi cittadini, possibilmente in termini di primato rispetto agli altri Stati. Così, in luogo della costruzione del compromesso parlamentare come motore della politica, si doveva introdurre il primato della macchina pubblica, delle burocrazie, le quali, in possesso di specifiche conoscenze scientifiche sganciate dall'arbitrio dello scontro di opinioni, potevano ottenere risultati di progresso in un quadro di giustizia garantito dalla neutralità dell'amministrazione. Questo era ciò che spesso veniva visto come il modello tedesco, sostenuto dallo sviluppo delle scienze giuspubblicistiche in quell'area, mentre il precedente modello di riferimento, quello britannico, sembrava attraversare una grande crisi. Il tramonto di quel modello, che si riteneva bilanciato da una divisione della rappresentanza fra una Camera bassa, che rifletteva gli andamenti dell'elettorato allargato, e una Camera alta, che si presumeva collocata al di sopra di quelle passioni, sarebbe divenuto evidente nella stessa Gran Bretagna con la riforma della Camera dei Lord approvata nel 1911. Una trasformazione che avrebbe ridotto il cabinet a prodotto della dinamica elettorale fra i partiti e che avrebbe diminuito la portata dell'efficient secret, forzando anche il governo nel contesto della teatralità politica. Del resto, gli sviluppi della politica americana, di cui anche da noi si aveva qualche consapevolezza, tanto in un autore relativamente della vecchia guardia come Luigi Luzzati, quanto in uno della generazione più giovane come Guido Pardo, il quale Guido Pardo aveva dedicato un lungo saggio introduttivo alla traduzione del saggio di Lowell sul sistema britannico. Nel frattempo, anche in Italia, il sistema dei partiti aveva conosciuto sviluppi. Oltre alla presenza ormai ingombrante del socialismo, c'era l'entrata in scena, sia pure dalla porta di servizio, dei cattolici, prima con i cattolici deputati, poi col patto Gentiloni, mentre anche sul fronte liberale si assisteva a vari tentativi di riorganizzazione delle diverse forme di appartenenza. Tutto si complicava naturalmente con l'introduzione nel 1912-13 del sistema elettorale quasi universale, almeno per i cittadini maschi. Sebbene almeno apparentemente non si assistesse nel primo esperimento del nuovo corso ai paventati sconvolgimenti degli equilibri tradizionali, certamente non si poteva più parlare di costituzionalismo come law of public opinion, secondo la famosa definizione di Dicey, perché non solo si era decisamente virato dall'ambito del dibattito e confronto fra diverse parti in sede parlamentare a quello del loro confronto nelle urne elettorali, ma perché ormai si parlava apertamente
di scontro in termini di ideologia fra socialismo o collettivismo e liberalismo più o meno borghese. Ciò aveva già da un certo punto di vista rilanciato le fortune dell'antiparlamentarismo, giacché si riteneva ormai che il nuovo mondo industriale, come l'avrebbe chiamato Ferrero, portasse all'inevitabile scelta fra reazione e socialismo, il che significava per la borghesia accettare di essere parte della lotta di classe. Lo aveva apertamente teorizzato Vilfredo Pareto nei suoi scritti d'inizio Novecento. Lo proponeva di nuovo il movimento nazionalista, sorto nel 1908 sull'onda dell'impatto che aveva avuto sull'opinione pubblica l'annessione della Bosnia-Erzegovina all'impero asburgico. In questo clima si era assistito alla svolta del 1914 dell'orientamento della maggioranza della Camera, eletta da poco come giolittiana, la quale Camera passava senza grandi problemi a sostenere Salandra, che dello statista di Dronero voleva essere il contraltare. Si potrebbe anche pensare che in fondo ci muovessimo nell'alveo dell'antico trasformismo, non fosse per il fatto nuovo del risuscitato protagonismo della monarchia, quello a cui alludevo prima. Quando nel 1914 Salandra si dimetteva per essere entrato in urto con le tendenze pacifiste, ovvero giolittiane, su questo tema della maggioranza dei deputati, il re respingeva le dimissioni e copriva col suo potere l'opera di un governo diversamente orientato. Era resa evidente la fine dell'età giolittiana contrassegnata da un riformismo che peraltro aveva operato all'insegna di una certa rottura fra gli intellettuali e la classe politico-amministrativa. La politica bloccarda con cui il liberalismo si era illuso di contenere l'espansione dei movimenti popolari, alla fine lo aveva ammaccato, inchiodandolo nelle sue contraddizioni. Questo Vivarelli l'avrebbe messo bene in luce. Il trauma dell'intervento e poi della gestione bellica, su cui non posso qui soffermarmi, non aveva portato a quel rafforzamento del sistema liberal-conservatore che era nei piani di chi aveva propugnato l'intervento italiano nella Grande Guerra. Le emergenze che essa aveva comportato richiedevano di aprire ora al coinvolgimento dei partiti sociali, non solo i socialisti, ma anche i cattolici, per non dire di altre organizzazioni sorte per le dinamiche instaurate dal coinvolgimento bellico. Lo si fece, come è noto, approvando una riforma elettorale in senso proporzionale, che portò a dover istituzionalizzare in qualche modo la presenza parlamentare dei partiti. La riforma del funzionamento della Camera, già a suo tempo studiata da Giovanni Orsina, meriterebbe un esame, ma qui mi limito ad affrontare un punto in conclusione. Lo scontro fra la teoria del governo di gabinetto, che era quella sostenuta da Orlando, ora anche nella veste di Presidente del Consiglio, e la nuova richiesta di un governo programmatico, frutto del negoziato fra i partiti che in coalizione lo sosteneva. Orlando e i difensori del tradizionale sistema non abbandonavano la tesi di un governo che continuasse ad essere in autonomia e senza vincoli esterni il perno delle dinamiche fra espressione del Parlamento e gestione dei poteri dello Stato, a cominciare da quelli della monarchia, ovvero del sistema burocratico. Ad opporsi a questa impostazione non furono tanto i socialisti, intrappolati allora nelle loro diatribe ideologiche, accentuate dal fantasma incombente del modello bolscevico-leninista, bensì il leader del Partito Cattolico, Don Luigi Sturzo, che fra il resto pretendeva di avere voce nelle dinamiche parlamentari senza neppure essere membro della Camera, secondo le regole vaticane, in quanto sacerdote non poteva candidarsi. Già nel marzo 1920 il leader dei popolari aveva presentato a Nitti 9 punti programmatici per accettare di far parte del governo, ma la richiesta di coinvolgimento del PP nelle trattative per la formazione del governo fu reiterata a Bonomi nel luglio del 1921 e di nuovo presentata nel febbraio del 1922, quando Sturzo giunse a porre il veto alla nomina di Giolitti. Era un quadro che Orlando, il quale aveva allora ottenuto una sorta di preincarico, si rifiutò di accettare. Per lui così si sarebbe formato un governo di direttorio con un presidente ostaggio dei partiti, cosa che si riteneva costituzionalmente improponibile.
Per uscire da quella crisi si sarebbero dovute accogliere due condizioni che all'epoca parevano non trovare spazio. La prima era quella di accettare che il governo si formava per coalizioni fra partiti e non per maggioranze raccolte più o meno per adesioni individuali o al massimo di gruppi. Ciò presupponeva però l'abbandono del partito come monolite ideologico che non negoziava i suoi principi, ma li lasciava fuori dai margini del confronto parlamentare. La seconda, che il programma di governo doveva vertere più su obiettivi politici e concreti da perseguire che su affermazione di grandi principi sui massimi sistemi. Le due condizioni non trovavano in definitiva forze disposte ad accettarle, come si vide nel mancato accordo fra socialisti e popolari, ma anche nell'incapacità dell'arcipelago liberale di guidare una composizione ragionevole del nuovo quadro che li vedesse accettare la logica della coalizione politica, cosa diversa dalla tradizione dei blocchi elettorali. Paradossalmente, e qui entra in gioco inevitabilmente Vivarelli, ad uscire da quelle secche ci avrebbe pensato il fascismo, che col suo partito unico imperniato sul governo poteva fare a meno delle coalizioni, imporre il monolite ideologico e permettersi poi con l'azione di governo di inquadrare tutto anche in un po' di obiettivi concreti da realizzare, mettendo fine a qualsiasi prerogativa resa. Ma questa sarebbe stata inevitabilmente un'altra storia. Grazie. Grazie Paolo, è una relazione straordinaria, una capacità di sintesi e di mettere a fuoco quelli che sono gli snodi cruciali del percorso del nostro sistema politico fino al suo disfacimento, all'avvento del fascismo, davvero eccezionale. Sono questioni complesse che tu riesci a dominare con poche parole e nello stesso tempo mettendo in evidenza e facendo emergere gli snodi cruciali. Grazie davvero. Grazie a voi. Andiamo avanti con i nostri lavori. Interviene ora Marco Mondini dell'Università di Padova e affronta quello che è certamente uno degli snodi interpretativi cruciali, tanto dibattuti, della storiografia di Vivarelli, e cioè il fascismo come reazione. Prego. Grazie dell'invito. Confesso che quando mi è stato proposto questo titolo, il primo pensiero che mi è venuto in mente è: dovrei parlare delle reazioni chimiche non facili fra Vivarelli e me. Come molti di voi sanno, io ho studiato con lui alla scuola normale, sia come allievo ordinario che come allievo di perfezionamento, ed ebbi all'epoca l'intemperante e malsana idea, dal resto avevo 20 anni, di proporgli una tesi dottorato di perfezionamento, in realtà è normale, sul ruolo dell'esercito nella salita al potere del fascismo, mal me ne incolse ovviamente, nel senso che, vabbè, se c'è una parola che è risuonata in questa sala spesso e che credo continuerà a risuonare per tutta la giornata è intransigente, col corollario di difficile in nota a piedi pagina. Era vero, ma era vero anche perché, e in questo devo dire, l'impostazione storiografica di Vivarelli non lasciava margini di discussione. Lavorare con lui voleva dire scontrarsi per certi versi con domande, questioni e letture anche generazionalmente diverse. Quando si parla della questione della reazione, del fascismo come reazione, in Roberto Vivarelli, io credo che il punto di partenza non possa essere che quel famoso terzo volume che alla fine, dopo lunga gestazione, uscì. E per essere precisi, l'alfa e l'omega di quel volume. L'alfa sono le pagine, nella nuova edizione, 14-16, che pongono, come dire, sul piatto tutti i problemi di cosa voleva dire per lui interpretare il fascismo come reazione o proporre una visione del fascismo come reazione. Ciò che aveva fortemente riacceso la passione nazionale, esasperandola, era stata la protratta e sistematica campagna socialista contro lo Stato nazionale e ogni suo simbolo, contro l'esito vittorioso della guerra e ogni suo rappresentante,
contro tutto ciò che corrispondesse al patrimonio ideale di ricordi e di sentimenti della tradizione nazionale. E, andrà aggiunto, quella campagna non si limitò alla violenza verbale, ma, come in parte abbiamo visto, ogni volta che ne ebbe occasione trascese nella violenza fisica e nei confronti degli avversari mostrò costante una volontà di sopraffazione. Se vogliamo individuare il punto di partenza, l'alfa è il processo alla guerra, che in qualche modo alimenta la necessità di una reazione. Perché in maniera molto differente, e uno dei problemi credo nel leggere in maniera sinottica i tre volumi della storia dell'origine del fascismo, è che il lettore può, anzi dovrebbe, accorgersi anche della loro profonda diversità per certi versi. Roberto Pertici ha scritto una prefazione molto molto bella all'inizio del primo volume della nuova edizione, che è una storia filologica, una storia concettuale e, per dirla tutta, è anche una storia personale dell'autore, come poteva scriverla solo qualcuno che l'aveva conosciuto molto bene. Roberto, come alcuni dei presenti, e sicuramente come me, visse lo sviluppo di quest'opera all'interno dei seminari di storia contemporanea alla Normale. Ci sono alcuni punti di osservazione che Roberto Pertici propone che secondo me sono essenziali per capire alcune diversità, alcune fratture all'interno dello sviluppo dell'opera. La scrittura, per dirne una. Se non mi ricordo male, ma Roberto ti prego correggimi se sbaglio, tu cominci a individuare una forma narrativa, uno stile iniziale che, se non mi ricordo male, definisci più chabodiano, e invece una scrittura finale più sobria, più scabra, inaudiana, direi. È vero, come individuo alcuni punti di rottura. Io che devo dire, in qualche modo ho vissuto l'impostazione soprattutto dell'ultima fase di questa grossa impresa, che ruotava attorno alla fase finale della conquista del potere, e ricorderò solo che Vivarelli non amava questa espressione, conquista del potere, non amava neanche l'espressione salita al potere. Una volta mi disse che sembrava qualcuno che saliva su un tram. Il problema è che queste diversità ruotavano attorno a alcuni problemi connessi proprio al problema del processo della guerra, alla guerra e ai suoi protagonisti. Secondo lui questo era il punto di partenza. E questo aveva causato la reazione. Sì, ma reazione di chi e reazione a cosa esattamente? Dirò subito che il motivo per cui io trovo che la concezione del fascismo come reazione abbia dei problemi, soprattutto nel terzo volume, è perché Vivarelli salta quasi a pie pari una questione storiografica che è diventata invece essenziale nell'ultimo quarto di secolo, ed è il problema della smobilitazione. E qui, scusate, io continuo a ritornare ai rapporti personali. Vivarelli non amava, credo che questo però sia noto praticamente a tutti, e riteneva fondamentalmente irrilevanti alcuni sviluppi della storiografia relativa soprattutto ai problemi culturali posti dal primo conflitto mondiale. Così, per citare un nome, una volta definì l'opera di George Mosse una ciliegina su una torta che non esisteva. Questo era, ampiamente legittimo dal punto di vista ermeneutico e delle scelte storiografiche personali, ma coincideva anche con quello che secondo me era un bizzarro buco nero nella sua interpretazione di quali erano state le cause che avevano permesso infine la cessione del potere a Benito Mussolini e ai suoi. E questo buco nero era l'incapacità di valutare qual era stato l'impatto trasformativo del primo conflitto mondiale. Non solo sui segmenti elitari che la guerra l'avevano voluta, non su coloro, e ovviamente mi sto riferendo in questo caso solo al problema italiano, che la guerra l'avevano vissuta come la risposta a un'attesa, quella della missione risorgimentale, e quindi non solo coloro che la guerra in qualche modo l'avevano
sperimentata e poi ricordata, tramandata, vissuta anche sentimentalmente, come un profondo dovere morale, prima ancora che come la risposta a un dovere politico. Il suo problema era vedere la guerra come un laboratorio di ingegnerie sociali, oltre che come un laboratorio che aveva profondamente trasformato la percezione della realtà nella massa dei combattenti. Per questo ho citato, oltre alla pagina 14, la pagina 16. C'è una frase, un passaggio veramente, un segmento che mi colpisce sempre molto ogni volta che la rileggo. Di quelle divisioni così evidenti, qui Vivarelli si sta riferendo al problema delle fratture della società italiana, che in qualche modo hanno costituito il perimetro, la cornice di quel collasso dello Stato liberale, della delegittimazione progressiva dello Stato liberale che ha permesso la cessione del potere al fascismo. Ecco, di quelle divisioni così evidenti, dopo il 1918 la guerra era solo l'occasione. E per carità, poi lui ovviamente riprende una marea di materiali che in qualche modo possono portare a concordare con lui. Qui non voglio rubare assolutamente spazi e suggerimenti che saranno poi trattati da Andrea Baravelli dopo di me. Il problema, ad esempio, dei contadini, il problema del malessere nelle campagne, il problema di quello che nel primo volume definiva a più riprese l'attesa millenaristica del novus ordo. Tutto corretto. L'attesa del nuovo ordine, l'attesa millenaristica era veramente il fil rouge culturale di quel momento, ma gli era in qualche modo sfuggito, per meglio dire, per lui non era rilevante concepire il fatto che la guerra aveva rappresentato per una serie di segmenti inseriti all'interno della società civile, ma molto di più all'interno delle istituzioni, un'enorme occasione e una svolta radicale che forse non era tale rispetto ad alcune delle questioni sociali, economiche di lungo periodo che lui affrontava soprattutto nel primo volume, e anche questo c'è, a mio avviso, una specie di spostamento di attenzione, di focus, ma di questo magari dirò più tardi. In realtà questa mancanza di attenzione sulla guerra come punto di svolta, come tornante, gli impediva ad esempio di vedere che per molti personaggi inseriti ai vertici delle istituzioni, il primo conflitto mondiale non era stato solo la possibilità di immaginare una più grande Italia. Questo ovviamente lo raccontava molto bene quando lui nel primo volume, ad esempio, distingue fortemente le varie aree dell'interventismo. Sì, vogliamo la guerra, ma la vogliamo in realtà con prospettive politiche estremamente differenti dall'interventismo democratico, di cui lui si riconosceva come una sorta di erede morale, all'interventismo imperialista. Penso ai progetti di egemonia imperiale di Sidney Sonnino. Eppure, nonostante questo, gli sfuggiva l'idea che la guerra fosse stata concepita anche, per certi versi, soprattutto da coloro che la guerra l'avevano organizzata, retta e voluta, come un grande laboratorio, da cui l'Italia sarebbe dovuta uscire radicalmente diversa, ma non nel senso più democratico e liberale che anche molti degli interventisti si aspettavano, in senso esattamente opposto. Non che queste cose non le si sapesse, ovvio che le conosceva, ma secondo lui non erano rilevanti. Ecco, secondo me invece sono rilevanti, talmente tanto rilevanti da inficiare l'idea che oggi noi si possa pensare al fascismo esclusivamente come una reazione al processo alla guerra. E badate bene, io sono convinto che questo sia un elemento rilevante. Cioè, sono convinto che da un punto di vista del reclutamento morale, meglio ancora, dal punto di vista della mobilitazione degli immaginari e della mobilitazione delle retoriche, due categorie che se le avesse sentite Vivarelli mi avrebbe cacciato dallo studio, anzi, una volta lo fece, erano in realtà cruciali. Quando, per citare un personaggio di cui normalmente non amava parlare, cioè il ben amato vecchio capo di Stato Maggiore Cadorna, che però non era un'eccezione, era un prodotto di un insieme, di una comunità e non solo di militari di professione, di politici, la guerra veniva concepita come una possibilità finalmente per disciplinare gli italiani, cioè per cambiare radicalmente tutti quei difetti di incapacità di essere cittadini in armi, di incapacità di rispettare gli ordini, di incapacità di obbedire alle istituzioni. E la guerra veniva concepita come una prova del fuoco e del sangue, esattamente per questo.
l'idea che da quella guerra, come laboratorio totale, gli italiani sarebbero dovuti uscire moralmente differenti. Plasmati è una parola che Cadorna scrive in una lettera a Salandra, e Salandra è d'accordo. Sì, questo ad esempio. Ma il problema è che per farlo durante la guerra si fossero mobilitate, ancora per richiamare quella categoria che Viorelli avrebbe odiato, una serie di risorse che avevano a che fare con simboli, parole, immagini, narrazioni, tutti materiali che nella storia delle origini del fascismo o non compaiono o compaiono molto poco. Per quale motivo? Ma io mi sono fatto convinto nel corso degli anni per un bisogno di Viorelli di fare i conti con i problemi di lungo periodo, problemi che per lui erano enormemente più profondi, stavano sotto quello che da questo punto di vista lui avvertiva come una superficie, i simboli, le narrazioni, e però senza la mobilitazione di quella cultura di guerra, capire cosa succede dopo la fine, almeno ufficiale, del conflitto non è possibile. E persino capire quello che è l'altro grande punto forte della sua opera di ricostruzione, l'idea che il fascismo si proponga come un supplente allo Stato, cioè un supplente di un'azione repressiva contro questo processo iniquo alla guerra e a coloro che la guerra l'hanno fatta, che lo Stato non era più in grado di fare. Era vero? Sì e no. Sì, era vero sotto molteplici aspetti. Da un punto di vista della volontà, ad esempio, di usare gli strumenti della pubblica sicurezza per arrestare, frenare o persino reprimere in senso radicale alcuni fenomeni. Era falso dal punto di vista della costruzione retorica, diciamocelo con termini molto molto immediati, anche questi Viorelli non li avrebbe amati, cioè con la manipolazione dell'informazione. C'è una frase molto bella alla fine del terzo volume che Viorelli usa a proposito di Mussolini, quando dice che era un mago dell'inganno. Sì, è vero, avrebbe dovuto rivedere forse certe espressioni del primo e del secondo volume alla luce di questa intuizione. Mussolini era un genio della comunicazione di massa. Ma questo problema della comunicazione di massa, nello sviluppo piano dell'opera, tutto sommato compare molto meno di quanto sarebbe ragionevole aspettarsi. Ad esempio, impedisce di mettere in luce, non che non lo si dica, ma di mettere in luce la dimensione fortemente mitica di gran parte di questo assalto, di questo processo alla guerra. E lo so che per certi versi è strano che lo dica io, visto che quando pubblicai alla fine la mia tesi di dottorato, che Roberto Viorelli non amava per niente, per essere del tutto precisi, tant'è che se ne parlava prima con Ugo, una delle lettere di rifiuto editoriali che tanto suscitò il suo disappunto a un certo punto al cavallo tra i fini anni 90 e inizi 2000 era della proposta del mio libro, che poi venne pubblicato dalla Terza, ma che Viorelli non amò mai, perché cominciavo il libro parlando di smobilitazioni culturali di George Mosse e lo chiudevo parlando di simboli e narrazioni. Non me lo perdono mai. Il problema è che non afferrare il profondo impatto della mediatizzazione della guerra e quindi anche della dimensione mitica, dell'impatto profondo che su queste folle rozzamente alfabetizzate ma entrate nel mercato dell'informazione e nell'industria del trattenimento c'era, voleva dire in realtà non afferrare alcuni gangli vitali della capacità del fascismo e in particolare del suo leader di manipolare l'informazione e quindi di manipolare le coscienze e di convincere che effettivamente questo assalto, questo processo alla guerra era realmente l'anticamera della rivoluzione bolscevica. Sul mito della rivoluzione bolscevica, sulla sua inconsistenza da un punto di vista materiale, ovviamente Viorelli spese bellissime pagine e su questo non c'è assolutamente nulla da eccepire. Gli mancava, come dire, la parte conclusiva forse di questo ragionamento, lo spingersi a ragionare su la potenza del mercato, di un mercato dell'informazione che era stato creato dalla guerra, perché quel mercato dell'informazione viene creato dalla guerra per alimentare il consenso, e che subito dopo la fine della guerra non era mai stato smobilitato e che venne sfruttato. Sfruttato da chi? Da geniali comunicatori come Benito Mussolini e altri appartenenti ovviamente al perimetro della destra radicale, beh, Gabriele D'Annunzio ovviamente. Non capire questa dimensione precludeva una comprensione parziale del problema della connivenza,
della collusione, questi invece sono termini varelliani, connivenza e collusione che rappresentavano la spina dorsale del cosiddetto filofascismo. E permettetemi di aprire una brevissima parentesi sulla categoria di filofascismo, che nei lavori di Varelli è estremamente penetrante ed estremamente utile, e che è stata contestata recentemente in un abbastanza recente saggio che Nicola Labanca ha pubblicato alcuni mesi fa sugli annali della Fondazione Ugo La Malfa, se non mi ricordo male. Viene contestata ad esempio l'equazione tra corpi armati dello Stato, segnatamente parlando militari, e movimento fascista, contestando l'appiattimento sulla teoria vivarelliana della connivenza, della collusione, che è un enorme misunderstanding. Il filofascismo non presuppone che alcuni segmenti dello Stato, per non dire a un certo punto all'altezza della metà dell'estate autunno 1922, la maggioranza dei segmenti dello Stato e sicuramente la stragrande maggioranza dei corpi armati fossero fascisti. In realtà prevede che vedessero nell'azione politica del movimento e poi Partito Nazionale Fascista, anche nella sua dimensione illegale, o per certi versi soprattutto nella sua dimensione illegale, esattamente la risposta che loro non avevano potuto dare, perché non gli era stato permesso politicamente, ma che Deo Gratias gli era concesso in qualche modo favorire. Favorire per tutta una serie di mancanze, di ingenuità, di errori strategici e tattici dei governi italiani dopo il 1919, che proprio Varelli tra l'altro aveva da un punto di vista archivistico ricostruito, le famose circolari che però risalgono già al 1919 sul considerare i fascisti parte sana della nazione. Perché queste circolari erano state emesse? Anche qui c'è un curiosissimo gap. Vivarelli è bravissimo nel raccontare il come, le dinamiche, lo sviluppo di questa sorta di imprimatur, di benedizione. Io, governo dello Stato legittimo, dico a te, questore, prefetto, comandante militare, ti benedico, prendi pure queste milizie di partito illegali, armale, organizzale e poi casomai usale, certo nel rispetto del quadro legale, ti saluto e sono, usale nel caso scoppiasse finalmente questa maledetta rivoluzione bolscevica, che è il grande fantasma che ci sta ossessionando dal 1917. Tutto questo va benissimo. Mancava il come questo fosse stato possibile, cioè come era stato possibile che i vertici di tre governi consecutivi venissero tutti e tre attirati, ipnotizzati dal fantasma della rivoluzione. In parte questo viene spiegato. Le molte pagine molto penetranti spese ad esempio sulla dimensione del linguaggio del Partito Socialista, ovviamente dominato dalla sua ala massimalista, questo viene ricostruito molto bene, e quindi la continua proposizione di questo linguaggio di fuoco che ogni 3x2 in realtà accenna alla sovversione violenta dello Stato. E non mi riferisco solo alle elezioni politiche del 1919, mi riferisco anche, e per certi versi soprattutto, lì le pagine sono meno numerose ma sono molto molto efficaci, a quanto viene detto e pubblicato e propagandato poco prima delle elezioni amministrative. Entreremo dentro la macchina della pubblica amministrazione per sovvertire lo Stato, per annientare lo Stato borghese dalla base. Benissimo, ma come è stato possibile che ai vertici del governo, in larghissima parte dell'opinione pubblica, quella pensante, sto riferendo a personaggi non esattamente digiuni nell'arte della parola e dell'immaginario come Luigi Albertini, e soprattutto all'interno dei segmenti dei corpi armati, che diciamoci la verità sono il motivo per cui il fascismo tra 28 e 30 ottobre alla fine riesce a vedersi cedere il potere, non lo conquista ma se lo fa cedere. Come era stato possibile che questo fantasma fosse così efficace e soprattutto che venisse propagandato, presentato, pubblicato e diffuso come efficace e lo risultasse ipnotico, direi, all'interno della maggior parte della società italiana? Ecco, senza aver capito il problema delle mobilitazioni e delle smobilitazioni culturali, questo appare zoppicante. Cos'era successo? Era successo semplicemente che per sostenere il consenso protratto alla morte di massa e ai sacrifici di milioni di individui, questi milioni di individui erano stati mobilitati nello spirito, nelle menti,
diciamo, mobilitati culturalmente, ma che dopo il 1918 questa smobilitazione non c'era stata, e non c'era stata perché non si spegneva l'interruttore. Perché? Perché l'Italia non era stata, da un punto di vista della sua classe dirigente, capace di gestire il processo di uscita dalla guerra. Un'altra pagina che manca, e che in qualche modo avrebbe invece motivato molto molto efficacemente il problema della reazione: non siamo mai usciti mentalmente dallo stato della guerra. E quando Vivarelli usa, e la usa, se non vado errato, adesso, come è stato giustamente richiamato molto spesso, leggerli sinotticamente tutti e tre i volumi è un'impresa, Però, se dalle mie ultime letture non mi sbaglio, la locuzione di guerra civile compare chiaramente esclusivamente nel terzo. Potrei sbagliarmi, veramente. Comunque compare insistentemente nel terzo, in maniera molto enfatica per certi versi. Ma la comprensione dello scivolamento dalla guerra alla guerra civile risulta, lo ripeto ancora una volta, zoppicante se non capiamo che alla base di questa reazione percepita, evocata, decantata, presentata come l'unica scelta possibile, o così o la canea sovversiva, per usare un'espressione un pochino più mussoliniana. Ecco, se alla base di questo noi non mettiamo la capacità di costruire un immaginario fortemente mediatizzato, isterico, fanatico, che è il tipico prodotto della mobilitazione culturale per la guerra, la capacità di costruire un consenso che a sua volta è fanatico ai simboli che la guerra ha prodotto, ma anche l'incapacità di molti segmenti dello Stato di uscire da quella che era, diciamocelo pure, una condizione estremamente vantaggiosa, il grande affare della guerra. E non sto parlando solo dei professionisti delle armi, questo è ovvio, per loro la guerra era stata un grande affare, ma anche di molti segmenti, di buona parte di quei 150.000 ufficiali di complemento, di cui pure Vivarelli parla molto, recuperando moltissime testimonianze, e che però in larga parte non avevano nessuna intenzione di tornare allo status quo ante. Lui si concentra molto, molto a lungo sulle memorie, in larga parte, di quelli che appartenevano proprio al perimetro dell'interventismo democratico, che pure molto spesso sono memorie molto arrabbiate con il quanto vengono bistrattati i simboli della nostra vittoria. Ma per certi versi tralascia invece, come dire, il lato oscuro della forza. Quanti di quei 150.000 giovani ventenni, perché in gran parte erano giovani ventenni, in realtà non appartenevano al perimetro dell'interventismo democratico, in guerra c'erano andati non perché gli interessasse creare un'Italia più liberale e democratica, ma molto spesso esattamente il contrario. E poi c'è il problema, appunto, che ho richiamato all'inizio di questo mio intervento, il problema della guerra come un laboratorio di ingegneria sociale, la possibilità di rifare gli italiani, no, ancora una volta non nel senso della liberal democrazia, nel senso esattamente opposto. Tutti questi fili che si intrecciano, tutti questi desideri, tutte queste speranze che si intrecciano attraverso la guerra non vengono sciolti nel mancato processo di uscita dalla guerra. E qui Vivarelli aveva perfettamente ragione a identificare le due grandi mancanze. La prima era una mancanza di volontà, io avrei detto più che altro una mancanza di preparazione culturale. Nel bene e nel male, coloro che occupano i vertici dello Stato, del governo, subito dopo la fine del primo conflitto mondiale, sono persone che non hanno capito assolutamente nulla dell'età delle masse. Non hanno capito che la guerra ha rappresentato un processo di accelerazione straordinaria, sia dal punto di vista della psicologia delle folle che dal punto di vista di quanto queste masse si aspettano. Si aspettano, ad esempio, di essere nutrite. Ma nutrite da cosa? Lui faceva riferimento al grande problema del mito della terra ai contadini. Va benissimo, ma questi si aspettavano di essere nutriti anche da immagini e belle parole, da slogan forti. Avevano imparato a odiare, adesso vogliamo continuare, adesso ci dovete continuare a nutrire con questi elementi retorici, queste immagini. Questi avevano imparato a leggere i giornali e le riviste illustrate. Erano critici, alfabetizzati, erano in grado di capirlo? No, assolutamente no, nella maggior parte dei casi no. Ma continuavano a volere quelle abitudini, continuavano a non volere uscire da quello stato mentale della guerra, che i vertici del governo non riescono a smobilitare, e non ci riescono perché a loro volta non sono in grado di interpretare la forza di questi simboli. Da questo punto di vista, e questa è un'altra pagina che io ho sempre trovato abbastanza bizzarra, un'assenza, lo snodo cruciale è, se vogliamo limitarci esclusivamente al problema delle narrazioni dei simboli,
le due grandi cerimonie sull'altare della patria. Intendo la prima, il 4 novembre 1921, e la seconda, 4 novembre 1922, che incidentalmente, ma mi fa piacere che nessuno se ne sia mai accorto, l'abbia mai valorizzata, è la prima uscita pubblica del governo Mussolini. La prima volta in cui Mussolini e i suoi si esibiscono, perché è un'esibizione. Il 4 novembre 1921 lo Stato liberale arriva con 3 anni di ritardo finalmente a identificare un possibile simbolo aggregante per in qualche modo riconciliare la comunità nazionale attorno all'idea della guerra. Bello, ben fatto, ben organizzato, dettagliatissimo, troppo tardi, perché a quel punto l'Italia nella guerra civile c'era già scivolato. È curioso notare come le grandi assenze quel giorno non vengano spesso rimarcate. Chi non c'è quel giorno, il 4 novembre 1921, non c'è Mussolini. Perché? Perché non vuole fare il comprimario. Non c'è D'Annunzio perché è stato buttato fuori a calci, preso a cannonate in realtà, un po' di tempo prima. Non ci sono i partiti, perché il governo non li vuole sull'altare della patria, ci sono le associazioni ma non i partiti. E c'è una clamorosa mise en scène, una rappresentazione di cos'è o cosa dovrebbe essere lo Stato liberale. Al centro il re, il milite ignoto, i generali, i ministri, i funzionari, gli ambasciatori, eccetera, eccetera, eccetera. L'avessero fatto 3 anni prima, forse, ma qui siamo a livello di storia controfattuale, ci troveremmo a raccontare la cronaca di altri eventi. Vivarelli cita questo episodio, non lo analizza da questo punto di vista, non lo vuole fare, in realtà dice che effettivamente era una risposta tardiva dello Stato, una concessione tardiva degli uomini di governo all'idea che la guerra andava sacralizzata, solennizzata, per dare una risposta a quelle esigenze, a quelle aspettative. Lui però continua a chiamarle aspettative di libertà di coloro che la guerra l'avevano fatta, cosa che io trovo sempre bizzarro, perché non era necessariamente detto che fossero aspettative di libertà, aspettative di prestigio, aspettative di orgoglio, persino a volte aspettative concrete, questo sì, ma sulle aspettative di libertà devo dire mi riserverei un giudizio diverso. Quello che non viene fatto è analizzare quanto questo luogo simbolico, questo tempio dell'Italia laica venga pervertito l'anno successivo, perché di perversione si parla. 4 novembre 1922 Mussolini conduce, perché li conduce come fosse un cane pastore, i suoi ministri a esibirsi all'altare della patria, ma è un altare della patria la cui quinta di scena è completamente cambiata, nel senso che gli attori presenti sul palcoscenico non sono più gli italiani, sono alcuni italiani. Se noi guardiamo le fotografie del 4 novembre 1922, chi è che monta la guardia ai piedi della scalinata dell'altare della patria? Camicie azzurre da una parte, camicie nere dall'altra. Sono i giovanotti che stanno festeggiando l'avvenuta marcia su Roma. Sono ancora belli esaltati perché la rivoluzione è finita e abbiamo conquistato il potere. Non c'è stata nessuna rivoluzione, loro non hanno conquistato assolutamente nulla, però è bello che il mito continui a funzionare. Il problema è che è quello il punto di arrivo della reazione, e anche il mio perché vi sto rubando fin troppo tempo. Cioè, il problema del fascismo come reazione, che non viene, secondo me, compreso o messo sufficientemente in evidenza, ed è un problema su cui Vivarelli ed io avremmo litigato sicuramente tantissimo, ma appunto i rapporti non erano facili da questo punto di vista, è che il fascismo non era la reazione di coloro che la guerra l'avevano vissuta e voluta. Era la reazione accettata, evocata e poi sostenuta e decisamente armata, perché credo che questo sia autoevidente, anche se mi accorgo ogni volta che rileggo soprattutto il terzo volume che c'è una curiosa assenza in questi volumi, cioè non ci si sofferma mai a descrivere veramente cosa diavolo è lo squadrismo, un'anatomia dello squadrismo non c'è. La dimensione farlocca dello squadrismo, la dimensione ampiamente mitica, il fatto che questi migliaia di ragazzi in camicia nera non avrebbero e non hanno, quando poi si è trattato di farlo, potuto veramente sostenere uno scontro con nessuno, non parlo con i reparti regolari, parlo anche con una resistenza vera e propria se casomai si fosse verificata, sto pensando ovviamente al caso di Parma agosto 1922, è Italo Balbo che lo scrive, mica lo dico io. Abbiamo incontrato per la prima volta un nemico determinato a resistere, siamo dovuti scappare a gambe levate, fine, punto della pagina di Italo Balbo. Ma ecco, il problema è che questa reazione attesa, evocata, organizzata, sostenuta e armata, non era la reazione di chi la guerra l'aveva fatta, era la reazione di una parte di coloro
che la guerra l'avevano vissuta esattamente come laboratorio per cambiare l'Italia in senso opposto e contrario a quella della dimensione della libertà e della democrazia. E quindi sì, noi possiamo sicuramente anche continuare a usarla, la categoria di reazione, come possiamo e dobbiamo anzi sicuramente continuare a usare la categoria di filofascismo, aspettandoci che questa categoria estremamente pertinente venga compresa, non appiattita sul bianco nero manicheo del o sei fascista o non lo sei, no, tra 1919 e 1925 almeno c'è un'ampia zona grigia in mezzo. Ma il problema è che tutto questo, con la prospettiva di quella che avrebbe dovuto essere l'Italia più liberale, ebbene, c'entrava molto molto poco. Grazie. Grazie Marco Morandini per questa relazione brillante, molto vivace, che stimola tante nuove riflessioni sul tema. Mi pare che la tua chiave di lettura, cioè puntare l'attenzione sulla questione della guerra, la lettura della guerra, sia assolutamente condivisibile. Davvero grazie. Procediamo ai nostri lavori, concludiamo i nostri lavori della mattinata con la relazione del nostro caro amico Andrea Baravelli, che affronta l'Università di Ferrara, che affronta un tema cruciale per il quale la storiografia di Vivarelli indubbiamente si pone come profondamente innovatrice, quando punta l'attenzione sul fascismo come prodotto delle lotte agrarie, ancor più e ancor prima delle lotte di classe, delle lotte nelle fabbriche. Grazie Presidente. Allora, io in apertura della comunicazione mi permetto anch'io un ricordo personale, anche se Vivarelli non l'ho conosciuto personalmente, ma di riflesso. All'incirca un quarto di secolo fa, nel corso del mio primo anno di dottorato, mi fu suggerito di indirizzare la ricerca sull'analisi del rapporto tra Grande Guerra e crisi dello Stato liberale. E come primo libro da leggere, il professor Pombeni, che era coordinatore di quel lontano dodicesimo ciclo, mi consigliò molto caldamente La storia delle origini del fascismo di Roberto Vivarelli. Un libro che si sarebbe rivelato prezioso per l'ampiezza della documentazione, degli intrecci, per il tipo di approccio adottato. E tutto questo per dire che per l'appunto sono felice di essere qui questa mattina insieme al professor Pombeni e a voi tutti per parlare dell'opera appunto che lessi un quarto di secolo fa e che comunque è rimasta centrale all'interno di gran parte dei miei studi. Come ha sottolineato in maniera molto efficace Roberto Pertici, che appunto sull'opera di Vivarelli ha scritto delle pagine molto efficaci e informate, il tema della mancata nazionalizzazione delle masse contadine costituisce il vero perno concettuale e argomentativo delle origini. E infatti la riflessione sulla arretratezza delle campagne italiane, non sufficientemente irrorate dal flusso vitale della modernizzazione economica, che è un fondamentale motore dell'avanzamento culturale e dunque della liberalizzazione politica, a sostenere tutta la riflessione dello storico senese. Rispetto al primo volume delle origini, che rispecchia la sensibilità storiografica degli anni Sessanta, volta alla ricostruzione di ben argomentati quadri complessivi, a loro volta primariamente interessati alle dinamiche relative alle scelte compiute dagli attori politici, nelle pagine pubblicate all'inizio degli anni Novanta si percepisce, oltre alla necessità di confrontarsi con l'interpretazione di Romeo, il desiderio di mettersi maggiormente in relazione con le tendenze più recenti della storiografia internazionale. Già la lettura del Prometeo Liberato, che fu pubblicato da Landis nel 1969, testo ricchissimo di spunti e di suggestioni, gli aveva consentito di invertire l'ordine delle condizioni considerate necessarie dallo storico siciliano. Lungi dall'essere conseguenza dell'affermazione dei processi di accumulazione capitalistica e della successiva industrializzazione, la scoperta dell'individuo con la conseguente formazione di istituzioni in grado di garantire l'attività era da considerare come il fenomeno all'origine della modernizzazione occidentale. E all'individuo, sempre comunque dotato di libero arbitrio, Vivarelli riteneva andasse in ogni caso imputata la responsabilità di scelte in grado di impattare sul corso della storia. Il confronto con le riflessioni di Barrington Moore, da cui ricavò la convinzione della nefasta influenza delle tradizionali strutture agrarie sul carattere complessivo delle istituzioni politiche, e, è già stato detto, di Eugène Weber, autore di una fondamentale opera sulle nazionalizzazioni delle plebi rurali francesi, gli avrebbe infine consentito di formulare un ragionamento originale circa le ragioni della crisi del dopoguerra,
Una spiegazione generale che non solo aveva il merito di individuare nelle campagne il reale epicentro del malessere italiano, ma gli avrebbe permesso di iscrivere il ragionamento storiografico nell'alveo salverminiano, è già stato detto più volte oggi, del fascismo quale prodotto degli errori che fin dall'unificazione erano stati compiuti. L'esempio della Terza Repubblica, capace di realizzare una vera riforma agraria ed operare un gigantesco investimento culturale e pedagogico nelle campagne, non solo gli pareva dimostrare l'esistenza di una via alternativa a quella imboccata dallo Stato liberale, ma alimentava il fuoco della polemica nei confronti delle classi dirigenti nazionali, le quali, inerti rispetto al compito storico di educare alla libertà le masse contadine, avevano finito per consegnarle alla politicizzazione antagonista del socialismo, ma pure in filigrana, per quanto appunto meno presente, anche del cattolicesimo politico. Per sostenere questa tesi, incardinata sul riconoscimento della desolante arretratezza economica e sociale, nonché culturale delle campagne italiane, Vivarelli avrebbe dedicato al capitolo quarto del secondo volume, intitolato L'agitazione nelle campagne, lo spazio e l'intensità di una vera e propria monografia. È infatti questa specifica attenzione che Paola Carlucci ha in un recente saggio dimostrato di essere molto precoce a consentire il collegamento tra la tesi del fascismo come reazione e il contesto di fondo della atavica arretratezza del mondo rurale. Si tratta di un'intuizione, è bene dirlo subito, che la critica ha riconosciuto, specie nel suo mettere in evidenza la crucialità del biennio 1919-1920 quale punto fermo della rinnovata ricerca storiografica, fondamentale sia per interpretare le cause dell'impossibile ricomposizione nel dopoguerra, sia nel leggere alcuni decisivi passaggi della storia del fascismo. Dimostrando grande capacità di sintesi, perché già allora si trattava di gestire una mole smisurata di studi e di riflessioni, il quadro che Vivarelli finiva per tracciare era quello di un progresso agrario troppo timido e troppo diseguale, un progresso agrario non solo incapace di sostenere lo sviluppo industriale del paese, ma in alcuni casi responsabile principalmente per l'esubero di manodopera che paradossalmente l'adozione di principi di efficienza capitalistica contribuiva a determinare dell'aggravamento del malessere sociale esistente. A chi doveva essere imputata la colpa di questo grave ritardo? La tesi proposta da Vivarelli appariva subito, immediatamente molto chiara. Se alla base della crisi del dopoguerra vi fu una generica e ampia insufficienza di tipo culturale, che si esprimeva nell'abitudine a considerare la terra più per la sua importanza quale fonte di prestigio sociale che per la ricchezza che era in grado di generare, la vera responsabilità era da attribuire alla pavidità della classe dirigente nazionale, che in mezzo secolo di storia unitaria non aveva fatto praticamente nulla per formare un quadro sociale corrispondente alle motivazioni del progresso agricolo, in grado di recepirlo in modo non episodico e dargli una uniforme distribuzione. Non furono dunque emanate le leggi necessarie, né sul versante, per così dire, tecnico, della promozione dello sviluppo produttivo e dell'adozione di più adeguate forme contrattuali, né sul lato della riduzione della frammentazione e della conflittualità sociale. Ma soprattutto mancò il coraggio per dare avvio, sull'esempio di ciò che era avvenuto in Francia, all'opera di integrazione nello Stato delle masse contadine. Per quanto funzionale all'obiettivo di interpretare l'affermazione fascista quale conseguenza del fallimento storico delle élite liberali, la scelta di considerare la crisi del dopoguerra quale risultato di un così lungo percorso, inevitabilmente connotato dalla sequela di occasioni perdute, alimenta una serie di perplessità. Non tanto rispetto al rischio che Vivarelli riesce brillantemente ad evitare di leggere gli esiti degenerativi finali al pari di una conseguenza ineluttabilmente iscritta nel codice genetico dello Stato liberale, quanto in relazione all'inevitabile appiattimento di alcuni nessi, la gran parte dei quali riguarda anche la storia delle campagne, in particolare quelle emiliano-romagnole, che nella analisi del dopoguerra fatta da Vivarelli rivestono una grande importanza. Il primo dubbio riguarda l'assunto dell'insufficiente intervento delle istituzioni unitarie a favore dello sviluppo agricolo del Paese, una deficienza che si sarebbe espressa, principalmente ma non solo, nel mantenimento di un pesante fiscalismo e nell'adozione del protezionismo. Anche se Vivarelli riconosce il determinarsi di un qualche progresso, in grado di correggere le situazioni più estreme, il giudizio complessivo dell'autore rimane estremamente e chiaramente negativo. Sollecitata dal confronto con queste conclusioni, la ricerca storiografica degli ultimi anni ha finito però per ridimensionarne la portata. Se da una parte sono stati evidenziati gli sforzi compiuti dalle istituzioni unitarie per promuovere un comune senso di appartenenza nazionale,
attraverso la messa in campo di una non banale strategia celebrativa e simbolica, dall'altro si è riconosciuta l'entità dell'impegno dispiegato dai governi unitari per approntare le indispensabili reti infrastrutturali. Anche solo limitandosi all'Emilia-Romagna, come già detto regione sommamente importante nel ragionamento di Varelli, appare infatti impossibile non considerare come eversiva degli assetti dati la legge, per esempio, Baccarini del 1882, che non casualmente Piero Bevilacqua ha definito come un luogo fondamentale del national building. Che si inquadrasse all'interno di una calibrata strategia di intervento o scaturisse da un più confuso desiderio di arginare lo sconquasso prodotto dalla crisi agraria, la sostanza mi pare che non cambi. L'intervento statale costituì un insostituibile vettore, pur nella discontinuità e nella precarietà derivante da tanti condizionamenti, della modernizzazione del mondo rurale padano. A tal punto incisiva, ha scritto Franco Cazzola, da fissare nel senso comune l'immagine di una regione estremamente dinamica, sia sul versante della produzione, sempre più intensamente collegata al mercato e all'industria della trasformazione, che su quello delle relazioni sociali. Se gli studi degli ultimi decenni hanno molto contribuito alla rilettura del carattere complessivo dell'economia rurale, passi in avanti sono stati fatti anche rispetto alla comprensione delle dinamiche sociali che presiedono alla politicizzazione delle masse contadine. Anzi, la produzione storiografica è stata così intensa da rimediare a quella che Vivarelli, sul finire degli anni 70, aveva individuato come uno dei principali problemi, ovvero l'assenza di studi specifici che illuminino la storia delle campagne italiane dopo l'unità, non semplicemente nel loro aspetto economico, bensì anche nei suoi aspetti sociali e facendo attenzione alle prevalenti strutture mentali. Scopriamo così che l'immagine tradizionale del mondo rurale, socialmente immobile, culturalmente estraneo ai processi di secolarizzazione, che Vivarelli adotta pienamente, in quanto indispensabile nesso logico per collegare la condizione di passività delle classi dirigenti e il deprecato massimalismo delle organizzazioni socialiste, risulta in realtà assai spesso un riflesso del tradizionale pregiudizio politico e letterario, soprattutto se applicato alle campagne padane, le quali, pur con intensità differente da zona a zona, furono assai presto infiltrate da una mentalità di tipo chiaramente individualistica. Una mentalità che, sostenuta dal grande sviluppo delle comunicazioni e dal diffondersi dei modelli urbani, di comportamento, avrebbe rapidamente modificato il rapporto intrattenuto dalle popolazioni rurali con la comunità, con la famiglia e con l'autorità tradizionale. Grazie all'istruzione, alla leva e ai diritti elettorali, afferma Marco Fincardi nell'alveo della riflessione compiuta da Silvio Lanaro, anche i contadini, sempre più spesso coinvolti nelle diffuse mobilitazioni locali a favore di questa o di quella richiesta, iniziarono infatti a partecipare dei processi di trasformazione degli equilibri economici e sociali esistenti. È proprio all'interno di tale percorso che occorre anche collocare l'esperienza del comunalismo, che Vivarelli interpreta in modo univoco, quale espressione dell'ideologismo massimalista, ma che per altri studiosi, si pensi alla riflessione di Roberto Balzani o di Fulvio Conti, ma pure di Pierpaolo Dattorre, che criticò Vivarelli per la, cito, riduzione alla pratica amministrativa socialista a supporto del disegno di completo dominio del territorio, rappresentò invece un'esperienza complessa e articolata, indispensabile luogo di aggregazione per differenti segmenti di élite e fondamentale strumento, usando questa volta le parole di Carlo Trigilia, di mediazione subculturale degli interessi a base localistica. L'adozione di una prospettiva di tipo politologico, con riferimento alla proposta interpretativa avanzata da Lipset e Roccan, che lega la formazione del quadro politico-partitico all'esistenza di precedenti e ben definite fratture sociali, ci permette infine di proporre un ribaltamento del valore periodizzante del 1876, che Vivarelli assume quale data rivelatrice dell'abbandono delle aspirazioni a integrare le masse contadine all'interno della nazione. La sensazione è dunque che, lungi dal segnare la netta e definitiva separazione tra plebi rurali e comunità nazionale, il periodo a cavaliere tra gli anni 70 e 80 abbia invece rappresentato il colpo di manovella per i processi di mobilitazione delle masse contadine. Ma proprio attraverso tale mobilitazione, realizzata per iniziativa degli uomini e delle donne della sinistra democratica ed ex garibaldina che di lì a poco sarebbero approdati al socialismo, quelle stesse masse, abituandosi a percepirsi all'interno di un nuovo spazio unitario, avrebbero iniziato a percorrere il tortuoso sentiero della nazionalizzazione.
Se dunque riconosciamo che il socialismo favorì il passaggio dalla socialità senza politica, che era proprio del mondo rurale, ad una sociabilità impregnata di forti motivazioni politiche, appare difficile non riconoscergli il merito di aver combattuto quella che Vivarelli chiama lo stato di dipendenza del contadino, che appariva vieppiù insopportabile perché aggravato dalla sua inguaribile solitudine. La nettezza delle scansioni proposte, relativamente alla periodizzazione come rispetto al significato politico dei processi di modernizzazione, ha rappresentato un importante stimolo anche per la riflessione interessata all'analisi delle forme della socializzazione politica delle campagne. Da questo punto di vista è stata la progressiva messa a punto della categoria storiografica della sociabilità, sulla scorta dei fondamentali lavori dedicati da Maurice Aguillon alle campagne del Midi francese, a rappresentare la chiave di volta per tenere unita la coppia antagonismo-nazionalizzazione. Conosciamo il punto di partenza del ragionamento di Vivarelli, il quale ci dice che poiché le classi dirigenti nazionali abbandonarono i ceti contadini, rifiutando di adempiere al loro compito storico di dissolvere i particolarismi all'interno del tessuto civile nazionale, allora questi ultimi non solo rimasero immersi nella condizione di isolamento e di arretratezza, ma furono preda più facilmente di un processo di socializzazione antagonista che li avrebbe mobilitati nel nome dell'antipatriottismo. Benché lo storico senese non avesse torto quando lamentava l'assenza di un discorso storiografico di tipo generale, che fosse in grado di collegare i tanti distanti risultati, i tanti particolari risultati, e una lettura più attenta di quegli stessi particolari forse avrebbe potuto consentirgli di notare l'esistenza di un'interpretazione storiografica, probabilmente non ancora pienamente definita, che però si segnalava per proporre una lettura generale differente dalla sua rispetto alla condizione delle campagne. Avrebbe ad esempio potuto accorgersi che dei risultati del lavoro di Renato Zangheri, il quale, mosso dall'intenzione di individuare i nessi tra i riferimenti internazionali del socialismo e i suoi valori nazionali, aveva già messo in chiaro l'esistenza di una forte tensione al dialogo con il pensiero democratico, in gran parte finalizzato alla fissazione dei caratteri fondanti della comune identità nazionale. Dimostrando larga capacità di dialogo con gli interessi di una più giovane generazione di studiosi, nonché grande attenzione per il ruolo del linguaggio quale fondamentale veicolo della costruzione di un'identità di classe, penso ai lavori di Sewell Jr., nel secondo volume della storia del socialismo italiano, proprio Zangheri avrebbe offerto in seguito un'importante prova dell'inopportunità di rubricare la proposta socialista quale semplice forma di sovversivismo. Senza dubbio gli assunti ideologici del socialismo erano radicali e senza alcun dubbio la scelta di affidarsi al mito della socializzazione della terra avrebbe prima o poi comportato un prezzo pesante da pagare. Tuttavia, il mantenersi di quello stesso mito all'interno delle tavole della legge socialista di per sé non rappresenta una prova assoluta della sua natura irrimediabilmente massimalista. La socialdemocrazia tedesca, che nel primo quindicennio del secolo si attestò stabilmente come primo partito del Reich, non derogò mai infatti dalla richiesta della socializzazione dei mezzi di produzione. E la stessa cosa fece la ben più traballante SPO francese, che abbastanza paradossalmente proprio del mito della socializzazione si sarebbe servita per contrastare l'influenza del ben più destabilizzante mito dello sciopero generale. Dal momento che entrambi i partiti saranno nel 1914 protagonisti di una scelta convintamente patriottica, appare plausibile guardare al mito della socializzazione dei beni di produzione anche e soprattutto quale strumento utile a regolare gli equilibri interni al partito. Se mi sento di rifiutare l'antinomia vivarelliana che lega alla radice il carattere modernizzante del modello di politicizzazione socialista, trovo in ogni caso estremamente vitali e attuali alcuni dei suoi suggerimenti che compaiono, sono molti, che compaiono abbondanti nelle sue pagine. Anzitutto quello a indagare la contraddittorietà del rapporto tra il massimalismo dell'ideologia e il gradualismo della pratica quotidiana. Così come l'invito a comprendere, oltre alle ragioni per cui non si sia prodotto un indirizzo politico capace di tradurre sul piano istituzionale in precise garanzie giuridiche le spinte delle organizzazioni di base, comprendere il motivo anche per cui il grande successo ottenuto sul piano locale dal socialismo si fosse ribaltato poi in una serie di incontrollabili movimenti di reazione. Un ulteriore punto controverso, e qui sposo completamente la relazione precedente di Marco, è rappresentato dalla presunta sottovalutazione del ruolo della Grande Guerra quale fattore di partecipazione della crisi dello Stato liberale.
Il fatto è che, tutto preso a sottolineare l'irragionevolezza del Ferrerterra, che non modificò il proprio precedente indirizzo per renderlo più adatto alle circostanze, Vivarelli pare non interessarsi più di tanto a svolgere una riflessione che vada al di là dell'ovvia constatazione dell'esistenza di un nesso tra avversione per il conflitto, suggestione bolscevica e divampare del massimalismo socialista. Conseguentemente, non chiarendo quale valutazione debba essere data dei fenomeni trasformativi generati dal conflitto, né ritenendo necessario soffermarsi sul tipo di relazioni instauratesi tra questi ultimi e il processo di aggravamento delle crisi delle istituzioni liberali, la forza della sua replica, che si sostanzia nell'affermazione di aver dedicato alla guerra e alle sue conseguenze dirette sia sul piano politico che psicologico l'intero primo volume, finisce per risultare insufficiente. La stringatezza del giudizio è probabilmente legata al carattere ruvido dell'uomo, che è stato più volte ricordato oggi, perché in realtà la lettura delle origini ci consegna un autore molto ben consapevole, come avrebbe riconosciuto anche Nicola Tranfaglia, dell'intersecarsi dei piani interpretativi, ben consapevole cioè dell'esistenza, accanto alle ragioni di medio e di lungo periodo, anche di cause fortemente contingenti. Tale consapevolezza sembra tuttavia troppo spesso riguardare la sola cultura politica, di cui Vivarelli sottolinea con efficacia il processo di progressivo scivolamento nell'indisponibilità generale nei confronti della mediazione. Troppo poco viene detto però a proposito del mondo rurale, le cui grandi novità non possono essere liquidate affermando che, rispetto al tema della questione contadina, la guerra non aveva portato nulla di nuovo, perché accanto al suo ruolo di acceleratore di processi già in atto, il conflitto rappresentò anche il fattore di innesco di altri processi. Si pensi all'imponente fenomeno di acquisizione di terre da parte dei ceti medi del mondo contadino, possibile solo in virtù dell'impatto dei processi inflattivi e dei provvedimenti regolatori adottati dallo Stato e mantenuti nell'immediato dopoguerra, a lungo, per parecchi mesi dopo la fine della guerra. Non appare quindi casuale il riferimento fatto da Guido Krains nel descrivere le campagne padane dei primissimi anni venti a una società rurale che la guerra aveva squassato fin dalle radici. Se è vero che il dramma del conflitto consumatosi nel biennio 1919-1920 consistette nel carattere di non risolvibilità dello scontro, alle ragioni indicate da Vivarelli occorre quantomeno affiancare quelle suggerite dalla ricerca più recente, molto più attenta di un tempo a sottolineare il ruolo della guerra quale attivatrice di settori del mondo rurale che in precedenza erano stati solo marginalmente coinvolti dai processi di politicizzazione, anche socialista. Segmenti sociali che ora, sottoposti a rapida attivazione, non solo scoprivano di essere portatori di diritti, ma pretendevano un corposo risarcimento per i soprusi del passato. Che il riflesso della guerra abbia avuto un ruolo cruciale nel determinare gli avvenimenti successivi mi pare infine dimostrato dall'ovvia considerazione che senza il conflitto non si sarebbe prodotta la frattura rivoluzionaria bolscevica, che a sua volta rappresentò la prova provata per tanti, per moltissimi all'interno del mondo delle campagne, dell'effettiva realizzabilità dei postulati dottrinari più estremi, come per l'appunto quello riguardante la socializzazione della terra. Uso gli ultimi minuti rimasti per accennare allo snodo interpretativo che io ritengo abbia conservato maggiore vivacità, nonché la più ampia possibilità di influenza sulla ricerca storiografica degli anni a venire. Mi riferisco all'attenzione che Vivarelli riserva al ruolo dell'élite, in particolare quelle interne al mondo rurale. Ancor più che al nesso tra questione contadina e classe dirigente nazionale, che già Carocci aveva individuato quale vero focus delle origini, il volume di Vivarelli si segnala infatti per la riflessione, che appare solo abbozzata, comunque lontana ancora dall'essere pienamente sistematizzata, attorno alla questione, che proprio un più attento esame dei gruppi dirigenti permette di far risaltare, del rapporto tra centro e periferia. Il discorso, o meglio, tra i centri e le periferie. Il discorso vale innanzitutto per i dirigenti socialisti, per i gruppi dirigenti del socialismo locale, che della nazionalizzazione antagonista delle masse contadine furono i principali artefici e che di quel processo, molto probabilmente, una volta che il conflitto mondiale alterò il frame di riferimento, rappresentarono pure, si pensi ad esempio alle vicende di Mario Cavallari, Alfredo Bertesi o il sindaco del Pane Francesco Zanardi, le principali vittime politiche. Ma ben si adatta anche alla migliore valutazione dei comportamenti delle élite agrarie, per decenni sospesi tra il rimpianto per l'autorità sociale perduta, la possibilità di organizzarsi secondo forme partitiche moderne e l'inestinguibile desiderio di ottenere protezione dallo Stato per l'indiscusso ruolo sociale attribuito
generalmente dalla cultura politica alla proprietà fondiaria. Insomma, da una rinnovata storiografia delle classi dirigenti può derivare una conoscenza più puntuale della realtà rurale italiana e attraverso quest'ultima una migliore interpretazione delle ragioni della vera e propria paralisi liberale dell'immediato dopoguerra. Quanto le suggestioni vivarelliane siano vive e operanti, in grado cioè di stimolare la ricerca sulle origini del fascismo, è del resto ravvisabile sia negli ormai numerosi studi dedicati, per usare una felice espressione di Pierpaolo Dattore, alla marcia dei rurali, di cui non ho bisogno di dilungarmi, per cui a fianco a me siede il professor Rogali, che è uno dei massimi esperti della rappresentanza agraria in età liberale, sia nelle molte ricerche che, specie negli ultimi anni, hanno avuto come obiettivo quello di comprendere, oltre alle specificità culturali e politiche dei differenti ceti agricoli italiani, il ruolo avuto dalla peculiare frammentazione del mondo rurale italiano nel determinare la sua finale adesione alla proposta fascista. E chiudo. Nella prefazione alla terza edizione, Vivarelli riconosceva che, a distanza di tanti anni, avrebbe forse mutato un po' la forma delle cose scritte. In ogni caso, si affrettava ad aggiungere, si sarebbe trattato di variazioni comunque marginali. Nella concezione e nell'impianto generale delle origini rimanevano infatti del tutto conformi al suo giudizio, che era rimasto invariato, in quanto invariati erano rimasti anche il quadro di valori e la sua anima. Si trattava di un'affermazione giusta e opportuna, perché il compito di fare a pezzi un'opera, stravolgerla e ricomporla, tocca sempre a coloro che seguono. Tuttavia, ciò può accadere solo e solamente quando l'opera da lacerare, per poter attingere da essa, rappresenta un capolavoro. E per quanto mi riguarda, non ho cambiato idea rispetto a 25 anni fa. Le origini sono un capolavoro. Bravissima Andrea, grazie per questo quadro così puntuale, che aggiunge un tassello fondamentale alla conoscenza della crisi italiana di quella fase storica cruciale. Bene, davvero bravo. Ora direi, noi, se non ci sono degli interventi da parte di qualcuno su quanto abbiamo discusso, possiamo sospendere, no? Giuliano, la nostra seduta. Ci rivediamo qui puntualmente alle 14:30 per la relazione di Cristian Satto sulla classe liberale e la monarchia di fronte al fascismo, e poi per la tavola rotonda coordinata da Roberto Pertici, a cui partecipano Giulia Albanese, Simona Colarizzi, Alberto De Bernardi, Paolo Nello, Simone Neri Serneri. Paolo Nello si scusa, è in Irlanda, ha detto che è stato colpito da vento gaelico che gli ha congelato le corde vocali, per cui una voce non può parlare, anche non può, quindi non si connette neanche a distanza. Per ciò che riguarda Alberto De Bernardi non lo vedo, però spero che arrivi. Si connette a distanza. Prego? Ah, è collegato a distanza. Bene. Tutti gli altri ci sono. Bene. Allora vi ringrazio, ci rivediamo.